Buon pomeriggio a tutti, il saluto da parte nostra, lo staff di Minuto per Minuto, il buon pomeriggio da Alessandro Pagliai. E da Marco Del Grande, buonasera a tutti. C'è anche Samuele Piras in regia, ci sono pronti i collegamenti per le due partite che si giocano oggi, i due recuperi in programma, a dire il vero dovevano essere tre ma uno è saltato. Esattamente, sono due le partite in programma, ovvero il Siena che giocherà a San Giovanni Valdarno contro la San Giovannese, mentre l'altro recupero si giocherà a Tavarnelle fra San Donato e Scandicci. L'altra partita che era in recupero era Cannara Flaminia, che però è stata rinviata per motivi causa di forza maggiore, quindi molto probabilmente a causa purtroppo del solito coronavirus. Eh sì, infatti la squadra della Flaminia ha alcuni giocatori positivi e quindi non poteva essere disputato questo recupero. Ne rimangono due, come hai detto, quelli che andremo a seguire con continui aggiornamenti, con collegamenti in diretta. Parleremo anche di altro, ci occuperemo ovviamente come al solito di altri sport e seguiremo quella che è la nostra camminata insieme agli ex bianconeri, perché è ormai un appuntamento fisso quello di andare a disturbare gli ex giocatori del Siena. Ma intanto andiamo subito a San Giovanni Valdarno, allo stadio Virgilio Fedini. C'è Jacopo Fanetti per noi. Buonasera Alessandro, dallo stadio Virgilio Fedini per la partita tra il recupero di questa giornata tra San Giovannese e Assiene Siena. Sei d'accordo, andrei subito alla lettura delle formazioni, partendo dalla San Giovannese che a sorpresa recupera Rosseti, doveva essere squalificato ma il giudice sportivo infatti non si è ancora espresso e quindi quest'oggi l'ex Fujibonsi è in campo, parte dal primo minuto. Quindi andiamo partendo dalla formazione di Jacobelli, profondamente comunque rimareggiata a causa delle numerose assenze. Cipriani tra i pali, il 4-2-3-1 scelto da Jacobelli, Campanella, Lorenzoni, Baldesi e Migliorini in difesa. C'è Cuccia e Rossini in mezzo al campo con Gerardini, Lunghi e Incagli dietro a Palomi. Risponde invece la formazione di Stefano Argilli con un 4-3-3 con Narduzzo tra i pali, Aruna, Carminati, Farkas e Martina in difesa, Sare, Schiavone e Bani a centrocampo con Mignani, Guidone e Sartor in attacco. Prima di restituirvi la linea vi segnalo, e questa è la notizia, la vera novità di questa giornata, che in tribuna accanto a noi c'è anche quello che dovrebbe essere il futuro nuovo allenatore del Siena, ovvero il russo Vladimir Gazze. E con questo vi restituisco la linea. Perfetto, grazie Jacopo, ci risentiamo più tardi poi per l'inizio della partita. L'alto recupero, noi ci spostiamo a Tavarnelle per la partita fra San Donato e Scandicci. Andiamo da Filippo Tecce allo stadio Leonardo Pianigiani. Filippo. Sì, buon pomeriggio qua da Leonardo Pianigiani, Valberino Tavarnelle. Si recupera la terza giornata di campionato appunto tra San Donato Tavarnelle e Scandicci. Finalmente si verrebbe da dire c'è questo recupero. Il San Donato Tavarnelle viene da un pareggio contro il Siena che è arrivato sabato scorso. È stata nel complesso una buona partita quella della squadra di Stefano Indiani, che si era presentata all'appuntamento anche se vogliamo un po' rimaneggiata in questi giorni. Questi giorni sono stati utili per recuperare dei calciatori preziosi come Vieri Regoli e lo stesso Gomes, due giocatori di spessore del San Donato Tavarnelle che sono entrati contro il Siena nella seconda parte del secondo tempo. Andiamo a vedere quelle che sono le scelte dei due tecnici. Parto dal San Donato Tavarnelle, formazione molto offensiva, quella di Indiani con Signorini in porta, Ciurli ed Alessio sulle corsie esterne della difesa a 4, Videtta e Frosali in mezzo, i due centrocampisti centrali sono Calonaci e Cacciagli, Gomes è la punta centrale, al suo sostegno c'è Vieri Regoli, Di Santo e Noccioli. Lo possiamo leggere dunque come un 4-2-3-1, dunque prosegue con la difesa a 4 Paolo Indiani. Andiamo a vedere lo Scandicci di Claudio Davitti con Temperanza, Zaccagnini, Meucci, Tacconi, Franca Lanci, Diana, Marini, Borgarello, Saccardi, Mazzolli e Bugelli. Questi dunque i primi 11 dello Scandicci guidato da Claudio Davitti. Le squadre sono pronte per entrare sul terreno di gioco, a voi la linea. Grazie a Filippo Tecce. Dunque due partite che sono pronte per essere giocate, le squadre stanno per arrivare sul terreno di gioco o ci sono già per quanto riguarda queste gare di recupero. E hanno sentito i nostri radiotelespettatori la novità del Siena, non in campo ma in tribuna, la presenza di colui che probabilmente sarà il nuovo allenatore bianconero. Se ne è parlato tanto in questi giorni, appunto è stata data
questa, diciamo, questo ruolo a Argilli e a Voria fino a fine mese, fino al 31 di gennaio. Il nuovo allenatore ovviamente girava già in città, dice, da qualche giorno questa notizia. Parrebbe, ovviamente, visto che è oggi presente allo stadio per vedere il Siena, il nuovo allenatore dei bianconeri potrebbe essere Gazaev, un allenatore russo che è legato alla holding che detiene appunto la proprietà del nuovo Siena. Vediamo come questo allenatore, ovviamente noi parliamo con il condizionale, dovesse essere lui la scelta della proprietà per allenare bianconeri, come si calerà nella realtà del calcio italiano e della Serie D, perché un allenatore avrà sicuramente tanta esperienza, però ovviamente il dubbio di come possa conoscere il calcio italiano, soprattutto se conosce anche un minimo di lingua o comunque dovrà parlare con un interprete, questo dubbio, ecco, ci resta. Però insomma, dovesse essere lui l'allenatore, noi gli auguriamo il meglio per il Siena e per se stesso, e vedremo quello che poi succederà. Intanto abbiamo provato di tutto, andiamo a disturbare ospiti in qualunque luogo, in qualunque momento. Credo che possiamo farlo, finora non l'abbiamo fatto, ma ci possiamo cimentare anche in questa impresa, andare a disturbare uno sportivo, un campione di motori, proprio mentre è in auto e magari sta facendo l'ultima prova in vista di un impegno importante che lo vedrà appunto fuori dal territorio italiano in questo fine settimana. Che dici? Quello che disturbi te disturbi sempre tutti quanti, insomma, alla fine sappiamo, ecco, che sei molto noioso da questo punto di vista. A parte gli scherzi, diamo il bentornato, perché non è un benvenuto visto che è già stato fra i nostri ospiti. Saluto Lorenzo Granai, benvenuto, bentornato anzi, Lorenzo. Ciao grazie, Lorenzo, pochi secondi a disposizione. Sappiamo che sei impegnato con le prove del Rally di Monte Carlo che inizia domani, oggi proprio in una pausa credo ti abbiamo preso in questo momento. No, sto andando dalla penultima prova che abbiamo provato all'ultima della giornata e anche delle ricognizioni, che sarà per 34 chilometri, quindi ho 2 minuti di tempo da dedicarmi tranquillamente. Allora raccontaci come stanno andando queste prove. No, bene, il tempo è stato clemente, anche se da domani è prevista tanta neve, però in questi giorni il tempo è stato bello, siamo riusciti a fare le note, come si dice nel nostro gergo, cioè a scrivere tutte le difficoltà delle curve, tutto il percorso, e senza grossi problemi, e quindi stiamo finendo, ecco, l'ultima prova è qui vicino alla diga di Embrun, vicino all'Italia, e poi stasera rientriamo a Gap e domani parte la gara. Siete pronti, siete carichi, siete anche molto motivati? Ma siamo prontissimi, anche perché il nostro obiettivo è arrivare a Monte Carlo domenica, e quindi insomma poi magari anche prendere qualche punto nel campionato WRC3 dove siamo iscritti, che è il campionato mondiale riservato alle vetture di categoria R5, si chiamano, la fascia sotto alle WRC. E quindi dai, se prendiamo qualche punto abbiamo raggiunto l'obiettivo, ci siamo divertiti e siamo contenti. Comunque fare Monte Carlo è già un'emozione essere qui, ecco. Ti facciamo ancora 2 domande, la prima è se il rammarico del campionato italiano rally, insomma, per come è andata l'ultima prova, è stato smaltito, e poi quali sono, diciamo, i pregi e i difetti di questo attuale rally di Monte Carlo che vi apprestate a correre. Ma sai, smaltire una sconfitta non è semplice. Volevamo difendere il titolo vinto nel 2019, però ci è sfuggito all'ultima gara, proprio sull'ultima prova nella gara di casa mia, quindi così come l'anno prima era stata la gara dove avevo consacrato la vittoria del campionato, quest'anno è stato il contrario. mi è sfuggito di mano proprio sulla gara di Montalcino, però questo è lo sport, quando si partecipa ovviamente si partecipa per vincere, ma anche le sconfitte insegnano a ripartire e a cercare di far sempre meglio. In Monte Carlo pregi e difetti, i pregi sono quelli di essere nella gara forse il rally più importante al mondo,
e quindi emozionante. I difetti sono la sua difficoltà, perché come ho detto anche ieri, si cambia tantissime volte la condizione dell'asfalto, dal ghiaccio alla neve, al liquido, al secco, quindi non hai mai le gomme giuste nella situazione giusta, e tante volte devi andare di compromessi, ma non sono semplici. A volte capita di affrontare il ghiaccio con le gomme da asciutto e non è una cosa molto simpatica, insomma. Un in bocca al lupo grande per voi, per il rally, per quello che vi apprestate a correre, insomma, in questo fine settimana, a partire da domani. Grazie mille, viva il lupo, e poi magari vi farò sapere come è andata domenica. Perfetto, grazie ancora. Grazie, un salutone. Salutiamo Lorenzo Granai, impegnato, come detto, fra pochi secondi, nemmeno minuti, secondi proprio, per l'ultima delle prove in vista del rally che parte. Probabilmente era già lì in macchina pronto per partire, diciamo, speriamo mi facciano mettere giù presto il telefono. Era in trasferimento, infatti ha detto più o meno 2 minuti ve li posso concedere, e infatti abbiamo sentito. È sempre, insomma, un onore avere un rappresentante del nostro territorio che corre una manifestazione, una gara così importante. Esattamente. E per quanto riguarda invece le partite, al momento siamo all'incirca al 5° minuto, ci dovrebbe essere un calcio d'angolo per il Siena. La partita è iniziata ovviamente come sempre molto contratto, le due squadre che ancora si stanno studiando, non ci sono novità per quanto riguarda il risultato neanche da San Donato Tavarnelle. Bisogna vedere come il Siena reagirà a questo punto, anche al pareggio di San Donato. C'è stato, insomma, tante parole sul modo di giocare del Siena, vediamo se Argilli riuscirà a mettere quest'oggi meglio, insomma, le sue idee in campo, e se il Siena riuscirà a portare a casa questi 3 punti che potrebbero riportare a Siena al primo posto. Sì, la squadra sembra essere partita bene, come dicevi, un paio di calci d'angolo consecutivi e la possibilità di andare comunque, di andare e rimanere in attacco. Noi invece andiamo in pubblicità, torniamo fra poco, avremo un altro ospite e poi ovviamente il giro dei collegamenti dai due campi. Minuto per minuto, tutto lo sport in diretta. In collaborazione con Stosa Cucine. Pronto il collegamento, mentre intanto le partite sono ancora sullo 0-0, le due partite che seguiamo oggi, due recuperi di campionato in serie di Girone E, e andiamo a presentare invece chi ci sta aspettando dall'altra parte del telefono. Grazie Alessandro, che mi dai sempre la parola e mi fai preparare le schede, per me è sempre un piacere presentare anche gli ospiti. Lui è un ex difensore nato a Piombino nel 1981, ha esordito con la maglia dello Spezia in C2 nel 99, dopo 3 stagioni in Serie B con il Cesena viene acquistato dal Siena nell'estate del 2007, esordisce così in massima serie il 20 gennaio successivo a Palermo nella vittoria bianconera per 2-3. Nell'anno successivo, invece, nella stagione successiva, la 3ª giornata di campionato, nel pareggio 1-1 di Lecce, realizza anche il suo primo gol in maglia bianconera, nonché il primo gol in massima serie. E lui è l'allenatore delle giovanili della Carrarese. In bianconero sono 54 presenze, divise 33 in Serie A, 17 in B e 4 in Lega Pro. Saluto e do il benvenuto a Daniele Ficagna. Benvenuto. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Ciao Daniele, ben ritrovato. Allora, grazie mille, come va? Spero di non aver dimenticato niente, Daniele, dai. No, bene. Sì, purtroppo l'unico gol in Serie A, unico, è striminzito, però c'è, va c'è bene. Anche chi non ha mai segnato, in Serie A. Tipo me, per esempio. È vero. Io ho fortuna di aver segnato in tutte le categorie, quindi dalla D alla pochi, ma ho questa fortuna. Una bella fortuna, dai. Tra l'altro ho fatto gol, comunque in Lega Pro, ho fatto gol in Serie B, ho fatto gol in Serie A. Esatto. Senti, pochi secondi fa abbiamo disturbato un campione di rally, Lorenzo Granai, che era già in macchina, era già in auto per disputare l'ultima prova. Ma disturbiamo anche te, perché anche te sei impegnato con l'allenamento, e credo fra pochissimi minuti. Esattamente, sì, guarda, ho temporeggiato, sono anch'io in macchina, non a fare rally, ma sono anch'io in macchina, perché il temporeggio almeno me la prendo comoda e sto avviando verso il campo. Senti, stai allenando, come detto, le giovanili della Carrarese, l'Under 17. No, la primavera 3 sto allenando, sì, quest'anno si chiama primavera, e gli altri anni era la Peretti, che è il terzo anno questo. Come ti trovi a Carrara? Ma bene, Carrara, sono a casa mia, quindi sì, mi trovo bene. Ormai sono 4 anni che alleno qua, e bene. Dispiace quest'anno non poter venire a Siena,
negli anni passati ho giocato contro il Siena, quindi è sempre bello tornare a Siena, è sempre bello giocare contro la squadra che ti ha portato ai massimi livelli, dove io comunque sia veramente ho la Siena lo tengo nel cuore, Siena calcio e Siena sport, Siena città. Tra l'altro hai anche in questi giorni messo un post su Facebook con Siena gli anni d'oro, quindi sì, che mi danno del difensore ruvido, che mi sono anche un po' lamentato sinceramente. Hai fatto bene perché io non sono mai stato un difensore ruvido, magari lo fossi stato un po' più ruvido, forse era meglio. Senti, a Carrara ovviamente parlate del Siena, visto che c'è una colonia di ex con Ficagna, Baldini, Maccarone, insomma credo... Noi ci teniamo tutti, anche se ora dobbiamo pensare tanto a noi, perché ultimamente non stiamo andando proprio bene, e quindi però spesso e volentieri parliamo, soprattutto con Massimo, comunque anche Massimo è molto legato a Siena, abbiamo ancora tanti amici a Siena e siamo forse la squadra con cui siamo più legati di tutte le squadre con cui abbiamo giocato. Un bellissimo ricordo abbiamo di Siena, degli alti e bassi, perché abbiamo avuto alti e bassi, ma questo fa parte del mondo del calcio. Abbiamo parlato prima dei gol, a parte i gol, il momento sportivo più bello vissuto a Siena? Ma guarda, a parte l'esordio comunque nella massima serie, come ricordavate prima, il gol, ho tanti bei ricordi, ho il ricordo bellissimo della promozione dalla B alla A, poi le salvezze meravigliose, le partite vinte o pareggiate, tipo San Siro contro l'Inter, quel 2-2 famoso, la salvezza con la Juve, la vittoria con la Roma, con la Fiorentina, con quel gran gol di Massimo, e sono state tante le emozioni, tantissime, guarda, le emozioni. E per quanto riguarda invece il rapporto con i tifosi, quello è rimasto immutato, sappiamo che insomma sei in contatto con tantissima gente. Dicevo prima, con alti e bassi, come è normale che sia, perché poi quando le annate non vanno tocca avere a che fare con i tifosi bestialiti. È successo soprattutto l'anno di Lega Pro, però comunque sia c'è sempre stato, ormai c'è un rapporto eccezionale. Io quando vengo a Siena tutti mi accolgono a braccia aperte, mi fanno festa, e è un po' la mia seconda città a Siena, diciamo, dai. Daniele, secondo te proprio quell'anno di Lega Pro cos'è che non ha funzionato appieno? Perché comunque Siena sulla carta era una squadra molto forte e poteva puntare, se non al primo posto, comunque ai primi tre. Ma guarda, io non vorrei essere polemico ora, però questa è una squadra poco amata fin dall'inizio. Io sono arrivato dopo e mi resi conto subito di questa cosa qua, che questa squadra era poco amata. Poi c'era quel discorso del cambio di società, perché poi alla fine non si fece proprio così male, capito? Perché ci fu un poco attaccamento quell'anno alla squadra, perché poi si arrivò a pochi punti del playoff, mi sembra, quindi non è che fu un anno così disastroso. Poi ci sono degli episodi, quella Coppa Italia che si vinceva 5-5 euro, non mi ricordo quanto, 5-2 in casa, sì, con il Foggia, 5-2 col Foggia, poi si perse 6-0 ora, o 6-1, non mi ricordo bene. Perché poi, giustamente io mi devo spogliare, a volte ogni calciatore deve farlo, da calciatore si deve mettere nei panni dei tifosi e viceversa, e quella partita poteva far pensare a mille cose, ma era proprio un momento così di incertezze. C'era un po' questo scollegamento tra squadra, società e tifosi, forse per quella confusione che c'era anche per il discorso del cambio società, non mi ricordo. Quindi secondo me quell'anno lì poteva essere gestito meglio un po' da parte di tutti, si poteva fare così, in più perché nonostante tutto si arrivò, io credo, quinti o sesti, comunque i playoff all'epoca erano di quattro squadre, composte da quattro squadre, se non sbaglio. Mi sembra, sì, il Siena arrivò sesto e i playoff ci andavano dalla seconda alla quinta, sì, quindi era... Dalla seconda alla quinta. Ora invece fino all'undicesima adesso, quindi... L'anno dopo, esatto, quindi... Io per la Natalì, secondo me, non è stata una da buttare via, secondo me con poco si poteva fare qualcosina in più, però sono cose ormai passate
e ora si sta parlando, si parla d'altro a Siena, perché giustamente si parla di altri problemi. Senti, l'ultima considerazione, poi ti mandiamo ad allenare ovviamente. Ti aspettavi una fine così ingloriosa per la famiglia Durio Trani? Sinceramente no. Sono rimasto malissimo, perché comunque sia tengo tanto a Siena, e Siena secondo me merita di stare, Siena città, ma Siena sport merita di stare ai massimi livelli. E no, non me la sarei mai aspettata, sinceramente, non me la sarei mai aspettata. Sono rimasto male, non me la sarei mai aspettata. Ora diventa dura, perché comunque sia il capo di serie D è difficile. Poi penso che Siena, ogni tanto seguo il Siena finché mi è concesso, e le difficoltà che sono state dall'inizio, perché era quel cambio d'allenatore con Girardino, che non ho capito bene perché abbia mollato l'incarico, anche se secondo me adesso l'hanno affidata alla squadra, a due personaggi che tengono tanto a Siena, a due persone, due professionisti seri che conoscono il calcio e che secondo me possono fare bene. Allora io non so cosa hanno in mente, se vogliono cambiare l'allenatore. Purtroppo per questa tua tesi dovrebbe essere una situazione ormai in scadenza, perché si parla già dell'arrivo dell'allenatore che viene dalla Russia. Mi auguro che questo allenatore della Russia sia un allenatore bravissimo, che riporti il Siena in alto. Però apro sta piccola parentesi a favore di Gil e di Stefano, che secondo me sono due che conoscono il calcio, due che amano soprattutto, come amiamo tutti noi, il Siena calcio, il Siena città, e secondo me potevano far benissimo anche loro. Però la scelta è stata quella. Io mi auguro che questo allenatore possa riportare, e la società nuova possa riportare il Siena dove merita. In bocca al lupo, Daniele. Grazie mille, buona giornata. Buona giornata e buon allenamento a Daniele Ficagna. 0-0 a San Donato, 0-0 a San Giovanni Valdarno, le due partite che oggi vedono protagonista il girone E della Serie D. Io direi anche di riprendere velocemente i collegamenti. Guarda, Alessandro, ti interrompo subito perché è appena arrivato il gol del Siena. E allora andiamo subito a San Giovanni Valdarno. Perché il Siena è in vantaggio, dunque, esattamente al minuto... Dovremmo essere al ventesimo, sì, all'incirca. Diciannovesimo, credo, sì. 19° minuto, il Siena in vantaggio, e noi ci colleghiamo con Jacopo Fanetti al Virgilio Fedini di San Giovanni Valdarno. Ha sbloccato il risultato la squadra bianconera. Vai Jacopo. Sì, eccoci, al 19° è passato in vantaggio il Siena qui al Fedini di San Giovanni Valdarno, con il primo gol stagionale di Cristiano Bani. È nato tutto da un traversone dalla destra di Aruna. Il cross praticamente è stato controllato in qualche modo da Guidoni. Il pallone più rimpallato, diciamo, con esattezza sui piedi di Bani, che dal dischetto ovviamente dell'area di rigore ha caricato un filtro su cui Cipriani non poteva farci nulla. Vi dovevamo delle precisazioni sulla formazione, quando Rossetti e la Sangiovannese non fa il centrocampista centrale quanto il difensore centrale, con Baldini avanzato in mediana. Nel Siena invece Guidone fa l'esterno a tutta fascia, fondamentalmente con Sartor, al quale è dato praticamente il compito di fare il centravanti. Adesso parte da Narduzio. In questo momento, la partita fino a questo momento non aveva dato molti sussulti. Brava la formazione di Stefano Argilli a passare subito in vantaggio. Si è trovato molto a centrocampo. Le due squadre in questo momento si sono studiate più che altro. In questo momento siamo al 21° minuto. In questa prima frazione c'è un calcio piazzato beneficio della San Giovannese, siamo poco oltre la metà campo, quindi se mi date l'ok lo potremo seguire. Sul pallone c'è lo specialista, c'è Cucci, è stato un fallo fatto su Mencagli, l'artista del secchio di centrocampo, più o meno, siamo un pochino spostati sulla parte sinistra del campo. L'arbitro è ancora, lo ricordiamo, l'arbitro Claudio Campobasso di Formia. Fischia in questo momento la battuta del calcio di punizione, siamo dai 40 metri all'incirca, cross tagliato di Cercuzzi, è facile presa di Narduzio, molto bravo in uscita e poi far ripartire subito il Siena. Jacopo,
Sì, Ale. Intanto diamo la linea momentaneamente a San Donato Tavarnelle per il vantaggio della squadra di casa. Sì. Credo che Filippo Tecce può aggiornarci sul gol che è arrivato in questi istanti. Sì, esatto, 19esimo Cacciagli, il capitano, ha portato in vantaggio il San Donato Tavarnelle, un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato battuto da destra, e dunque il vantaggio della squadra di Paolo Indiani dopo una prima parte di gara piuttosto aperta, con occasioni da entrambe le parti, perlomeno un paio abbondanti, con il San Donato Tavarnelle che prova a fare la partita e lo Scandicci che riesce anche a ripartire agevolmente e con buona qualità. Un equilibrio che di fatto è stato spezzato appunto dal colpo di testa di Cacciagli, che ha portato dopo 19 minuti in vantaggio il San Donato Tavarnelle. A voi. Grazie a Filippo Tecce. Dunque, due gol che sono arrivati nello stesso minuto, in due campi diversi ovviamente. Bani per il Siena al 19esimo, a San Giovanni Valdarno per il vantaggio bianconero, e Cacciagli, come detto, per l'1-0 del San Donato sullo Scandicci. Una pausa e poi torniamo ancora ovviamente per parlare di calcio e molto altro. Minuto per minuto, tutto lo sport in diretta. In collaborazione con Stosa Cucine. Rientriamo in studio proprio nel momento in cui la San Giovannese è andata vicinissima al gol. Abbiamo visto un'azione pericolosissimo, molto pericoloso. Esattamente, c'è stato un pallone tagliato in aria dalla sinistra, nessun attaccante però biancazzurro è riuscito ad arrivare a deviazione sul pallone, che è terminato sul fondo, e quindi si riparte in una rimessa per Narduzzo. Ti do una piccola pillola, Alessandro, perché abbiamo detto entrambe le squadre hanno segnato al 19esimo, quindi già questa è un po' una cosa, una caratteristica particolare, mentre esattamente 6 anni fa, o meno ieri, erano esattamente 6 anni dall'ultima partita che il Siena aveva giocato a San Giovanni Valdarno, perché era il 19 gennaio del 2015. Purtroppo tutti sappiamo che la partita non andò bene, perché il Siena perse per 3-2, però già a distanza di 6 anni, insomma, purtroppo ci siamo ritrovati in questa situazione. Sta andando meglio, perché allora il Siena passò in svantaggio, poi ribaltò la partita e poi fu nuovamente, diciamo, ribaltato il risultato. In questo momento il Siena è in vantaggio per 1-0. E noi vogliamo sentire come ha presentato questa sfida ieri in conferenza stampa Stefano Argilli. Ha parlato ovviamente della gara che l'attendeva, una gara che per adesso si è messa bene per il vantaggio di Bani. Il Siena è sull'1-0, andiamo ad ascoltare Stefano Argilli, allenatore bianconero. Di approccio non ci sono problemi, e neanche di sapere capire che il risultato è la cosa più importante. C'è la volontà di andare sui principi che ci possono portare alla vittoria, su avere tutti un'idea comune che ci possa fare migliorare la condizione generale, sia diciamo tattica che psicologica. Bisogna alzare quel livello lì. Il livello generale ci può portare, e innalzare il livello generale ci può portare molto vicino a vincere le partite, perché non ci siamo distanti, il Siena non è mai stato distante da questo obiettivo qui. Bisogna alzare un po', continuare a salire da tutti i punti di vista, uno dei quali è la convinzione nei nostri mezzi, insomma. Mister, giocare contro una squadra in un periodo, insomma, non fortunatissimo, hanno anche molti squalificati, vi aiuta, nel senso loro hanno meno effettivi, però forse vi stimolerebbe di più una sfida importante, o siete pronti anche per una squadra? No, questa è la nostra partita. La squadra avversaria, che sia prima, ultima in classifica, che sia San Giovannese, Montevarchi o Trestina, in questo momento non importa. Importiamo noi con quel gradino che vogliamo salire per vincere le partite sul campo. Credo che sia un momento in cui la squadra ha le potenzialità fisiche per poter essere in una condizione diciamo che fino ad adesso non è stata in tanti effettivi, in tanti ragazzi della rosa, e quindi dobbiamo avere questa maggiore convinzione.
Dunque, la valutazione è sulle tre partite in una settimana, in pratica sabato, mercoledì, domenica. Allora sì, questa è la valutazione complessiva di questo periodo. La valutazione primaria però è tenere tutti in buona salute e che possano dare un contributo diretto in campo alla nostra causa. Allora, Forte credo che sia l'ultimo dei ragazzi che potremmo andare a recuperare, però lascio insomma la parola allo staff sanitario per queste cose. Terigi è quello che è più vicino al rientro in campo, è di nuovo convocato, questa volta vediamo se viene in panchina oppure rimane in tribuna. È salito il suo livello d'allenamento ad avvicinarsi molto a quello della squadra. Quello che un po' dicevo all'inizio, maggiore convinzione da parte di tutti, soprattutto reparto difensivo, ne abbiamo parlato, sono ragazzi bravi, sono ragazzi giovani, hanno tante qualità, possono aggiungere ancora qualcosa per darci una mano. Non sto parlando di questioni tecniche sulle quali insomma l'errore è sempre possibile, ma in ogni parte del campo. Sto parlando proprio della convinzione di chi da ultimo reparto vede muoversi la squadra e può indirizzare meglio i compagni in campo. No, non sento una maggiore pressione, il nostro incarico è chiaro e ben definito, quindi non ci sono, anche la prima era una partita che volevamo portare a casa con grande determinazione, non ci sono differenze rispetto a sabato scorso. Non ci sono differenze rispetto a sabato scorso, per adesso ci sono, però per quanto riguarda il risultato ci sono differenze in campo. Il Siena è in vantaggio 1-0 e gioca in trasferta, il San Donato è in vantaggio 1-0 e gioca in casa. Le avversarie sono la San Giovannese, che al Virgilio Fedini ha subito il gol di Bani, e lo Scandicci, che come detto allo stadio Pianigiani sta perdendo 1-0. Questo è il riepilogo della situazione. Esattamente, al momento comunque i risultati che stanno maturando in campo sono quelli che potevamo anche perlomeno aspettarci da pronostico. Il Siena insomma che sta vincendo a San Giovanni Valdarno, il San Donato che sappiamo ha giocato pochissime partite, quindi solo per questo motivo si trova al momento nelle parti basse della classifica, ma è accreditato come una delle squadre migliori, lo ha dimostrato contro il Siena sabato passato facendo una partita importante e mettendo in mostra anche diversi giocatori forti per la categoria. Al momento comunque i risultati sono fissi, direi comunque di andare a San Giovanni Valdarno da Jacopo Fanetti per farci raccontare quello che è successo nel periodo non collegato e come insomma Siena sta gestendo il vantaggio. Jacopo. Sì, eccoci Marco, stiamo sentendo la stagione della San Giovannese con Lunghi che va sul fondo ma porta il pallone oltre appunto la linea di fondo, quindi rende vano anche l'ottima presa da parte di Narduccio. Non è successo molto per la verità dopo la crisi di Siena, ha provato a farsi vedere anche un altro paio di circostanze ma senza troppa convinzione, come qualche minuto fa quando Schiavone ha provato a lanciare Lignani che per la verità sembrava un po' oltre la linea difensori, però l'intervento di Cipriani in uscita ha vanificato anche il fischio dell'arbitro sulla fine del secondo assistente. E la San Giovannese ci aveva provato invece qualche minuto prima con un traversone sempre di Ceccuzzi poco fuori dall'area di rigore, su cui Palomi non è ci arrivato per veramente poco, e quella diciamo è stata una delle occasioni più pericolose di marca bianco-azzurra questo primo tempo. Adesso l'azione si sviluppa sulla sinistra, sinistra laterale, battuta in avanti, c'è Gerardini che riceve il pallone ma lascia la battuta, in carico della battuta a Migliorini che va a cercare subito in profondità Campanero. Il cross a cercare Palomi, Parca in anticipo, poi bravo Narduccio, ancora una volta in uscita. Numero 22 non è stato fin qui molto impegnato, ma in tutti i palloni in presa alta si è sempre fatto trovare giù. Quindi quando siamo giunti al
giusta duesimo minuto in questo primo tempo, io vi restituisco la linea col parziale sempre fermo sullo 0-1 qui al San Giovanni Valdarno a favore del Siena. Grazie Jacopo, noi ci spostiamo subito a San Donato Tavarnelle per l'altro recupero, andiamo da Filippo Tecce, torniamo da Filippo. Filippo. 31 sul cronometro, sempre 1-0 per il San Donato Tavarnelle, sta decidendo il gol di Matteo Cacialli, arrivato al 19esimo minuto nel periodo non collegato da ammunizioni, una per Cacialli e un'altra per Zaccagnini, ma andiamo in presa diretta con lo Scandicci che prova a riproporsi in avanti, poi c'è un fallo di Marini ai danni di Francesco Di Santo, può dunque riprendere fiato il San Donato Tavarnelle che, come spesso gli succede, poi si appoggia, no, alle giocate di Francesco Di Santo. Possesso parla per la squadra di Paolo Indiani con Fosali che torna direttamente dietro da Signorini, poi il tocco per Videtta, tutto dietro, compatto lo Scandicci, prova a proporre gioco il San Donato Tavarnelle per una partita che dopo la rete di Fosali di fatto ha perso un po' di ritmo, ha perso un po' di vivacità dopo appunto il vantaggio del San Donato Tavarnelle. Sono 32 i minuti sul cronometro, vi restituisco la linea su un'azione del San Donato Tavarnelle offensiva che viene murata dalla difesa dello Scandicci. A voi. Grazie Filippo, prima della pubblicità abbiamo il tempo per parlare ancora dello Scandicci con le dichiarazioni alla vigilia di questa partita del preparatore atletico Davide De Fraia, che insomma spiega un po' quello che lo Scandicci dovrà fare anche in questa partita ma anche nelle prossime. C'è bisogno di tanta energia per tutte le squadre, i recuperi sono tanti e il calendario diventa un vero tour de force. Sentiamo il preparatore dello Scandicci. Con il prof Davide De Fraia, preparatore atletico dello Scandicci, alla vigilia della trasferta sul campo del San Donato, a tre giorni di fatto dallo 0-0 contro il Grassina, come si è preparata la squadra, come ci si prepara anche a livello fisico a tante partite importanti in serie così? Sì, allora domani rigiocheremo un'altra partita molto importante per noi, ripartiamo da una buonissima prova contro il Grassina, purtroppo terminata 0-0, ma con tante occasioni da rete create, siamo molto contenti. A livello fisico ovviamente questa settimana lavoreremo esclusivamente sul recupero e sul ripristino neuromuscolare per essere pronti sia domani nella trasferta di San Donato sia domenica prossima nella trasferta a Piancastagnaio. Anche a livello insomma di partite ravvicinate, i ragazzi come rispondono a livello fisico, come stanno rispondendo a queste gare ogni tre giorni? Anche durante la stagione, visto che sono state diverse le occasioni, no? Sì, sicuramente ora stiamo trovando una continuità sia di partite sia di allenamento, siamo tutti presenti finalmente, tutti e 20 e passa nella rosa, sicuramente facciamo in una settimana tipo lavori sia aerobici sia di tipo di forza funzionale, quando ci sono più partite ravvicinate usiamo diciamo la partita come principale allenamento, gli altri giorni sfruttiamo i giorni di recupero per essere pronti sia a livello muscolare sia a livello neuromuscolare. Sicuramente è tutto un lavoro di staff e in cui noi crediamo molto, soprattutto nella parte di prevenzione, nella parte di forza. E comunque si può dire c'è un lavoro a 360 gradi dentro al campo e fuori dal campo per togliersi da questa situazione di classifica. La squadra poi lo dimostra nei 90 minuti in campo, c'è la voglia di uscire da questa situazione. Sì, no, c'è la voglia assolutamente di uscire da questa situazione con tanta voglia, con tanta grinta, con tanta applicazione, sicuramente a livello sia fisico sia diciamo medico, ma soprattutto a livello tecnico-tattico diamo molta importanza alla parte neuromuscolare, siamo molto contenti, i ragazzi rispondono sempre bene, soprattutto negli allenamenti sono sempre molto attivi, presenti, sono degli allenamenti sempre molto funzionali. E domani quindi la partita contro il San Donato in trasferta, siete fiduciosi? Sì, sì, no, dopo l'ottima prova, come si è detto prima, contro il Grassina, andiamo lì per giocare la nostra partita e cercare sicuramente di fare dei punti importanti per proseguire il nostro cammino e risollevarci al più presto. Minuto per minuto, tutto lo sport in diretta, in collaborazione con Stosa Cucine. Nessun aggiornamento nel frattempo, i risultati delle due partite: San Giovannese Siena 0-1 con il gol di Bani al 19esimo, San Donato Tavarnelle Scandicci 1-0 con il gol di Cacialli per la squadra di casa. E devo dire una cosa, sono molto contento dell'ospite che vai a presentare.
Io pure, Alessandro, anche emozionato, potrei farci un tema sulla sua carriera, perché veramente ha giocato in tantissime squadre con ottimi risultati. È nato a Kaunas nel 1981, è arrivato in Italia nel 2002 con la maglia del Brescia, con la Leonessa sono 165 presenze condite da 11 reti che lo fanno lo straniero con più presenze con la maglia biancazzurra. È arrivato a Siena in Serie C nel 2016 con 27 presenze senza reti, realizzando poi una salvezza anche un po' sofferta all'ultima giornata. Lo abbiamo visto per 65 volte con la maglia della Lituania, essendo al sesto posto della classifica per presenze della nazionale baltica. Ha indossato anche curiosamente la maglia della nazionale della Padania nel campionato mondiale delle nazionali non riconosciute. Dal 2020 è il nuovo tecnico delle Lumezzane in eccellenza. Do il benvenuto e saluto Marius Stankevičius, benvenuto. Ciao. Io lo chiedo a tutti, spero di non aver dimenticato niente nella tua scheda, più o meno, dai. No, stai avanza, non c'è niente così tanto da aggiungere. Vabbè, si può dire, però sei anche il vice allenatore della Lituania in questo momento, quindi insomma gli impegni non ti mancano, anche se ti manca il calcio giocato per la tua squadra, il Lumezzane. Non sai, ovviamente, come tante altre società, anche voi non sapete quando ci sarà la possibilità di riprendere a giocare. Esatto, purtroppo tutti, nel senso sportivi, i nostri giovani soffrono nel momento, perché purtroppo è una cosa mondiale che ha fermato tutti i sport, ma tutta la vita, quindi purtroppo non dipende da noi persone, che è proprio problematica generica, quindi speriamo che si riprenda, perché hanno tanti sportivi, tanti ragazzi questa volontà di prendere sport, è uguale anche io che non vedo ora quando si ricomincia. Eh sì, purtroppo la situazione è questa. Lumezzane è una squadra con un passato glorioso e ovviamente l'intenzione è quella di riportarla più in alto possibile. Lumezzane sì, ha una storia praticamente dopo il Brescia, perché seconda squadra di Brescia e anche con la sua storia. Poi quest'anno abbiamo ricominciato con nuovo, diciamo, percorso, con giocatori come è arrivato ex giocatore Caracciolo, come Pesce, come Agliardi, quindi Minotti, quindi ho una squadra fortissima, solo che non abbiamo riuscito a partecipare e a dimostrare che valore stiamo. E quindi in attesa come gli altri. A Siena come ti sei trovato? Quali ricordi, quali emozioni hai vissuto con la maglia bianconera? Guarda, Siena sicuramente mi sono trovato molto bene. Sicuramente dispiace che magari non abbiamo arrivati a questi, nel senso, risultati che volevano società, che volevano soprattutto ambiente, perché ambiente è quell'emozione che servono nel calcio, e quindi tifosi, stadio, quindi quello che era abituata sempre ad essere, quindi spiace un po' che non siamo arrivati con risultati, però sicuramente è come anche lo vedo quest'anno Siena, che nell'ultimo secondo ho creato una squadra, ho fatto tutto l'ultimo secondo, anche quegli anni era un po' così, però mio personale posso dire sono le più belle cose e emozioni che comunque ho vissuto, perché è una città straordinaria, e quindi sicuramente non si merita di essere a questi livelli, e speriamo che più presto possibile ritorno dove deve essere. Il Siena punterà probabilmente su un allenatore russo, Gazaev, e per quanto riguarda invece movimenti della squadra, movimenti in attacco, potrebbe arrivare una punta lituana. Ne sai qualcosa? No, non lo so niente di questo, perché già lituano c'è, mi sa, un attaccante. Sì. Esatto, sì, Krusnauskas. Dovrebbe arrivare un altro attaccante tuo connazionale. Sì, quindi interessante anche questo.
magari sarà l'occasione per intanto una grandissima parata, sì, esattamente, di Narduzzo, parata di Narduzzo del Siena, il portiere bianconero con un volo alla sua destra è andato a deviare un pallone che sembrava andare in porta, quindi San Giovannese pericolosa in questa azione, ma sempre il risultato di 1-0 per i bianconeri. Dicevamo, sarà anche l'occasione per rivederti a Siena, magari vieni a vedere i giocatori che militano con la maglia bianconera. Ma io spero che sarà queste occasioni e queste possibilità, soprattutto se giocheranno, se si riesce a partecipare nelle partite, a giocare, sicuramente a portare beneficio soprattutto per prima società, squadra. Poi sicuramente se faranno bene i giocatori diciamo a Siena, faranno più comodo ad essere dopo anche nazionale. Mario, se ti faccio una domanda un po' più sul personale riguardo allo sport, noi a Siena abbiamo amato tanti giocatori lituani, soprattutto per la pallacanestro, mi riferisco a Zukauskas, Lavrinovic, Kaukenas, che hanno fatto la storia della pallacanestro a Siena. Perché proprio il calcio, visto che la Lituania è una nazione che vede tantissimi campioni di pallacanestro ogni anno? Guarda, calcio è uscito così naturale, perché io giocavo entrambi sport, e quindi lo sapevo giocare anche a basket, solo che dopo mia strada è andata verso calcio, perché comunque sono già da 15 anni iniziato a allenarmi con una squadra professionista, con gli adulti, e quindi questo sicuramente mi ha dato una prospettiva importante, per questo ho mantenuto questa volontà a continuare. Però sicuramente per le temperature, per il nostra cultura, basket sicuramente ha un, ne siamo il primo sport in Lituania. L'ultima domanda che ti facciamo è una considerazione tecnica, visto che le tue rimesse laterali con le mani erano veramente poderose, diventavano un assist per gli attaccanti, perché le squadre non sfruttano o non sfruttano più questo modo anche un po' sorprendente di poter attaccare? Io solo ricorderò che anche nostra, tra virgolette, quella salvezza che sono entrato all'ultimo, se vi ricordate, era dopo rimessa laterale, no? Contro la Viterbese, esattamente, sì. Che propiziò, esatto, il gol di Marotta del 3-2. Esatto, e quindi vabbè, io direi che calcio comunque si partecipa nel calcio, di giocare, di strategia e tutto. Poi sono armi in più che può essere utilizzati come calcio d'angolo, come rimessa laterale. E io penso che una rimessa laterale è ancora più difficile a leggere sulle forze delle mani che a piedi, perché i portieri hanno lettura di calcio diversa con le mani. Vero, verissimo. Beh, insomma, abbiamo dato anche dei consigli a chi volesse cimentarsi non con la tua forza, non con il tuo getto. Ma lì non solo forza, ma lì anche di più tecnica che la forza. Penso che se ci provo, sì, io mi prendo uno strappo alla schiena. Grazie Marius, è stato un piacere, un in bocca al lupo per il tuo campionato. Grazie ancora a voi, un grande piacere di sentirvi, in bocca al lupo a Siena, perché ci tengo comunque che ci torni agli alti, nel senso in Serie A, più presto possibile. Saranno sicuramente contenti i tifosi della Robur, a presto. Ciao Marius. Grazie, ciao ciao. Stanno finendo, sono finiti i primi tempi delle due partite, torniamo subito a San Giovanni Valdarno da Jacopo Fanetti, andiamo al Virgilio Fedini, dove la situazione vede i bianconeri andare negli spogliatoi con il vantaggio di 1-0 e con la possibilità quindi di chiudere questo primo tempo con un importante gol realizzato da Bani. Bisognerà ovviamente cercare di chiuderla questa partita, cercare magari il raddoppio per andare poi a non avere sofferenze nei minuti conclusivi, ma intanto Jacopo è tornato in collegamento, ci racconta come è stato questo primo tempo e soprattutto questa gran parata di Narduzzo che ha detto no alla gioia di gol degli attaccanti del San Giovannese. Sì, Alessandro, è stato decisivo l'intervento del numero 22 bianconero su traversare senza il campanello a un minuto alla fine del primo tempo. È stato lasciato solo in aria, quindi ha colpito indisturbato, ha provato ad angolare il pallone di testa e è stato tutto bravissimo Narduzzo, una circostanza forse a mandare sull'esterno. Il Siena ha chiuso quindi il vantaggio di questa prima frazione dopo la realizzazione di Bani. Approfitto della presenza qui del collega De Leo della Nazione. Guido,
ti chiederei un commento su questo primo tempo, se la chiude in vantaggio, però forse un po' di troppa sofferenza per gli uomini di Argilis. Non si sente. Sentiamo malissimo. Mi sentite adesso? Sì. Sentiamo benissimo te, ma Guido purtroppo no. Non so qual è il problema. Mi sentite un po' meglio? Eccoci. Guido, adesso ti sentiamo, sì. Vai. No, stavo dicendo che diciamo dalla mezz'ora del primo tempo in poi se ne è un po' calato, forse si è leggermente allungato. La San Giovannese sulle fasce ha creato diversi problemi, soprattutto dalla parte destra con Martina e la loro catena tra terzino e esterno d'attacco, e poi insomma l'occasionissima è arrivata nel finale. E la partita è secondo me ancora molto aperta, purtroppo Siena messo la testa avanti, ma insomma se vorrà portarla a casa credo servirà un secondo tempo diverso. Grazie a Guido De Leo e grazie ovviamente a Jacopo Fanetti, che ritroviamo nel secondo tempo. Noi ci spostiamo di nuovo allo stadio Pianigiani con Filippo Tecce per la partita tra San Donato e Scandicci. Sì, siamo nell'intervallo di San Donato Tavarnelle Scandicci. Si è chiuso il primo tempo sul risultato di 1-0 in favore del San Donato Tavarnelle grazie alla rete di Matteo Caciali. Nel periodo non collegato c'è stata una conclusione molto interessante di Noccioli su quella che di fatto è stata la migliore azione nel primo tempo del San Donato Tavarnelle, tiro in porta che però non ha avuto esito positivo. Ci sono movimenti sulla panchina del San Donato Tavarnelle, entrerà verosimilmente Poli, dunque qualche modifica per un San Donato Tavarnelle che dopo il primo gol non ha fatto meglio, anzi probabilmente è pure peggiorata la prestazione della squadra di Paolo Indiani, una involuzione che però non ha visto un ritorno prepotente dello Scandicci, che poi andando a vedere nel concreto è riuscito a creare pochissimo da dopo, veramente poco da dopo la rete appunto realizzata da Caciali. A voi. Grazie Filippo, torniamo anche da te ovviamente nel secondo tempo e ritorniamo al Virgilio Fedini. Abbiamo in collegamento Dario Di Prisco, credo che sia andato a conoscere direttamente il futuro allenatore del Siena, ovviamente è qui dietro a me. Ovviamente parlando russo. Ciao Alessandro. Ciao. Presumo che sia dietro a me in questo momento. Se le foto che ti ho mandato sono quelle giuste, insomma. Quindi occhio a quello che dici, Dario, perché ti arriva uno scapaccione. Sì, no, ma tanto non mi capisce, quindi non c'è problema. Posso dire qualsiasi cosa. No, vabbè, parlando della partita, diciamo una partita quasi chiusa dall'inizio, nel senso Siena buon dominio, il gol, poi però l'abbiamo riaperta un po' noi, abbiamo allargato le nostre maglie e soprattutto devo dire il numero 7 Mencagli ci sta facendo dannare, anche che è velocissimo, è addirittura più veloce di Martina a volte, quindi insomma abbiamo rischiato di subire il pareggio con una squadra che onestamente è veramente molto al di sotto delle nostre qualità, insomma, ecco. Senti Dario, ti facciamo una domanda che è quella poi ricorrente tra i tifosi in queste ore, se ne parlava già stamattina prima della partita. Credi che l'allenatore Gazzaev, come ci ha detto Stankevicius si pronuncia, possa arrivare in panchina già domani? Ma questo onestamente penso che sia possibile, visto la sua presenza. Poi oggi c'è una presenza, devo dire, veramente copiosa della società, c'è anche il presidente Gemor che ha i suoi collaboratori, c'è di essere Grammati ovviamente, ma anche il direttore, anche l'amministratore delegato, insomma c'è tutta la società diciamo schierata in pompa magna, quindi insomma noi una presenza. Intanto stiamo facendo vedere le foto che arrivano direttamente dallo stadio di San Giovanni Valdarno che ci avete inviato, e quindi i nostri telespettatori hanno anche modo di poter vedere la dirigenza del Siena. Sì, la dirigenza del Siena tutta insieme, e poi da una parte queste due persone, di cui una sembra essere molto somigliante a una foto che è già girata, quindi insomma noi presumiamo che possa essere lui. Presumibilmente la persona è accanto, probabilmente è l'interprete che, di cui la cui presenza sarà necessaria, ovviamente, perché non credo che l'allenatore parli una parola di italiano. Comunque penso di sì, penso che l'avventura di Argilli possa finire in questo momento, insomma dopo questa gara, e probabilmente Argilli insieme a Gilmoria tornerà al settore giovanile dove si trovava, almeno queste sono le previsioni, insomma poi
mai dire mai, insomma, no? Ovviamente, sì, tutto può succedere. E poi molto spesso il calcio è condizionato dai risultati, quindi bisognerà intanto capire che risultato stasera il Siena porterà a casa. Dario, ci sentiamo alla fine del tempo. Alla fine del secondo. Grazie. Ciao ragazzi, tardi. Buon lavoro. Ciao. Buon lavoro anche a voi, i nostri inviati, gli inviati di Radio Siena TV a San Giovanni Valdarno. Ovviamente ci forniscono materiale, abbiamo visto le foto, ma poi ovviamente aggiornamenti per quanto riguarda il sito, i social, le notizie che ci arrivano con i collegamenti in diretta e quindi tanto altro. Questo e poi cose nuove, ovviamente molto altro dopo la pubblicità. Minuto per minuto, tutto lo sport in diretta in collaborazione con Stosa Cucine. Eccoci, siamo ancora qui in diretta minuto per minuto su Radio Siena TV. Come abbiamo detto in precedenza, le due squadre Siena e San Giovannese e San Donato Tavarnelle Scandicci sono al momento negli spogliatoi per l'intervallo, i risultati sono uguali, il Siena che vince 1-0 a San Giovanni Valdarno, gol al 19° di Bani, a San Donato Tavarnelle i padroni di casa in vantaggio allo stesso minuto con il gol di Caciaglia. Al momento, come abbiamo già detto prima, i risultati stanno seguendo quelli che potevano essere i pronostici prima della partita, quindi il Siena che al momento si troverebbe al primo posto con una partita da recuperare, così come ovviamente il Tiferno Lerchi, vediamo poi come proseguiranno, ecco, le partite in attesa che fra una quindicina, ventina di giorni tutte quante le squadre possono essere al pari con le partite. Sì, tra l'altro hai parlato di recuperi, vogliamo anche ricordare che è già messo in calendario il recupero con il Badesse, si giocherà mercoledì prossimo, quindi ci sarà ancora un turno infrasettimanale per i bianconeri dopo la partita casalinga di domenica prossima. Sperando che con quel recupero di mercoledì prossimo il Siena possa finalmente essere in pari per quanto riguarda le partite da recuperare, quindi si arriverà a giocare finalmente come era da previsione tutte le domeniche, sperando ovviamente che non ci siano più rinvii dovuti a questo benedetto coronavirus. Siamo orgogliosi, felici e ovviamente anche emozionati per l'ospite che sta per collegarsi con noi. Credo che la presentazione, come al solito, l'affido a Marco e sarà una grande presentazione perché è un grande campione di calcio. Se ero emozionato per presentare Stankevičius, figurati per questo ospite qua. Lui è nato a Buonconvento nel 1950, acquistato giovanissimo dall'Inter, militerà in nerazzurro fino al 74 vincendo uno scudetto ed è ricordato tantissimo per il gol che aprì le marcature nella famosa partita del 3 novembre del 71 in Coppa dei Campioni fra l'Inter e il Borussia Mönchengladbach, che spianò la strada poi per la vittoria finale 4-2. Dal 74 al 79 ha difeso i colori del Bologna e nelle successive due stagioni ha giocato nel Napoli e nella Pistoiese. Ha fatto parte stabilmente della nazionale italiana dal 72 all'80, partecipando a due campionati del mondo e a un campionato europeo. Saluto con emozione e do il benvenuto a Mauro Bellucci. Benvenuto Mauro. Buon pomeriggio. Scusatemi la barba, purtroppo io qua non ho possibilità di presentarvi meglio. La barba ti sta benissimo. Va benissimo. Tra l'altro, insomma, tutti conosciamo e tutti conoscete voi, radio telespettatori, la vicenda di Mauro Bellucci. Il tuo è anche un messaggio di grandissima forza per tante persone. Veramente hai avuto tanto coraggio a esporti, a presentarti, a dire le cose che hai detto e che credo, insomma, tutti abbiano sicuramente apprezzato. Questo ti fa molto onore perché al di là del grande campione sei anche una grande persona, un grande uomo, quindi un in bocca al lupo per il futuro. Grazie. Grazie, però queste cose, guarda, ti vengono da sole, quando ti trovi nella palta fino qui devi uscire, quindi io penso chiunque sia riuscirebbe a lottare, soprattutto se hai una famiglia e dei figli, non puoi dire basta. Sicuro, bravo Mauro, insisti, forza, avanti così. E tra l'altro abbiamo notato che tutte le dimostrazioni di affetto, di solidarietà, di stima mi sono sembrate a me personalmente molto molto vere, molto belle. Molto belle. Senti, scusa, non volevo interrompere. No, stavamo proprio parlando, insomma, di tanti personaggi che ti hanno dimostrato affetto. Per quanto riguarda la situazione calcio, segui la tua Inter, ti ha regalato una grande soddisfazione con la Juventus l'altra sera. Sì, però ancora non mi convince,
Io secondo me la grande squadra, la prima cosa, non deve prendere gol. E l'Inter delle volte proprio, non dico che li regala, ma li prende un po' ingenuamente, ecco. Sì, ricordatevi che per vincere le partite bisogna che anche gli avversari non facciano gol, perché se no non li vincerai mai. Ovviamente. Quindi serve anche il difensore buono, dico, vero, quello. Senti, ma il Milan quanto ti dà fastidio vederlo là, insomma, davanti a Nerazzurri? Guarda, io ti parlo proprio sinceramente, mi fa piacere, perché i derby una volta erano i derby per vincere lo scudetto, non per arrivare settimo, ottavo e così. Quindi che sia lì anche il Milan mi fa molto piacere. Forse è cambiato un po' il vento? Beh, sai, io con la Juve sarei sempre attento, con la Juve bisogna sempre stare attenti. Sembrano questi, ma come hanno fatto a vincere 9 scudetti di fila? Uno, ma te lo sei chiesto? Uno se lo chiede. Uno che ha giocato a calcio, che sa che sei sazio, alla fine dice al terzo, al quarto, al quinto, al sesto mi riposo, no, cavolo, invece questi sono ancora lì e vogliono vincere sempre loro. Sono antipatici, vero? Vero, questo possiamo dirlo. Per quanto riguarda la campagna acquisti, che cosa ti aspetti? Ti aspetti qualche colpo, anche se insomma l'Inter sembra non possa spendere molto, però magari chissà. Lo so, però bisogna che oggi se vuoi partecipare in grande, soprattutto nelle coppe dei campioni, dei champion, devi mettere il grano, non è come una volta. La famiglia, presidente famiglia e queste cose, oggi ci vuole veramente il grano pesante. Io penso che l'Inter mi dia un po' di preoccupazioni, perché non so se lo vogliono vendere, lo vogliono dare a un fondo. Io finché non sto tranquillo mi preoccupo un po'. Speriamo che poi tutto si risolva, perché le squadre insomma, hanno anche necessità di una stabile gestione societaria, che non sempre purtroppo nel calcio moderno accade. Tu sei un uomo del nostro territorio, sei nato qua, sei nato in provincia di Siena. Sì. E che cosa ti è rimasto della nostra terra? Ascolta, non è retorica, tutto. Io ho vissuto un po', ho fatto un po' il pazzo, ho vissuto 4 anni a Buenos Aires, 2 anni a Miami, 2 anni di qua, 2 anni di là, però dove nasci non te lo dimentichi mai, no? Io ho ancora la casa di tutti i miei genitori e adesso dovrò mettere un montacarichi, perché ho le scale. quindi ti stai organizzando, diciamo. È anche bellissimo il modo, sì, con la quale ne parla di questa cosa, perché ti fa veramente onore, Mauro, veramente complimenti, perché io ti ringrazio. Ma mi sono anche emozionato tantissimo, guarda, ti giuro, non ti voglio mettere una pressione in più, ma veramente guarda, tanto di rappello. Ma tu sei giovane, ascolta, adesso fai emozionare noi più vecchietti, perché tu c'hai ancora tempo. Io alla tua età, allora alla tua età io credevo di essere Rambo, ma io sono Rambo, io posso fare, ora invece è tutta un'altra roba. Ma il Siena in questi anni l'hai seguito? Mi ricordo che ci siamo trovati a San Siro, sì, abbiamo fatto un'intervista quando giocava Inter Siena, ma continui a seguire la squadra bianconera? Sì, no, ma adesso è un periodo, no, perché io la domenica quando stavo bene andavo in televisione nei 7 gol della mia televisione e commentavo la mia partita, quindi non vedendo le altre mi concentravo sull'Inter, e sono anche abbastanza un criticone, no? Perché critico gli sbagli che ho fatto io prima di loro, è bello tempo da ridere. Senti, ma De Vrij è un po' il Bellucci del 2021? No. Lo sai perché? No, magari è più bravo, io non lo so, ma proprio l'unico che mi poteva somigliare un po' era Ranocchia, perché Ranocchia è un giocatore che ha l'anticipo. L'anticipo è un'intuizione del passaggio, no? Io avevo questa intuizione, praticamente passavo sempre davanti all'attaccante e prendevo la palla. Ecco, Ranocchia lo poteva fare, solo che una volta c'avevo il libero dietro Picchi o Scirea o chi vuoi tu o Baresi, e adesso il libero non c'è. Se quindi l'anticipo non lo fai certo, la centravanti si gira, va in porta immediatamente da solo, ovviamente. Grazie, Mauro. Quello che aveva detto Oschi era lui.
ragazzi, è stato un piacere. Grazie, grazie mille, torneremo a chiamarti. Un in bocca al lupo e una buona convalescenza. Ciao. Ciao, grazie. Ciao, tanto, a presto. Ragazzi, ciao. Salutiamo il grande Mauro Bellucci, ci fermiamo ancora, le partite sono riprese per il secondo tempo ovviamente, non ci sono novità, quindi un gol a San Donato con il San Donato in vantaggio, un gol a San Giovanni Valdarno con i bianconeri che continuano a condurre. Minuto per minuto, tutto lo sport in diretta, in collaborazione con Stosa Cucine. Beh, una bella intervista quella a Mauro Bellucci, lo ringraziamo ancora, ringraziamo la sua disponibilità, la sua umanità, la sua grande forza dopo quanto gli è successo e speriamo davvero presto di poterlo ritrovare, magari nella nostra terra, di poterlo ritrovare qua a Siena o in provincia per qualche altra bella chiacchierata di calcio. E a proposito di calcio, torniamo alle partite di oggi. Esattamente, guarda, abbiamo appena visto, c'è stato un tiro dalla distanza della San Giovannese parato a terra in due tempi da Narduzzo, qualche istante fa c'è stato un contropiede della Robur che ha portato al tiro di Mancino Guidone, il pallone però è terminato abbondantemente alla sinistra del portiere avversario, quindi le due squadre si stanno un po' allungando, già come ci aveva detto Jacopo Fanetti, il nostro inviato da San Giovanni, qualche minuto prima, dopo anzi scusate, l'intervallo, le due squadre al momento dunque stanno creando diverse occasioni, ma direi proprio di andare subito al Fedini di San Giovanni Valdarno per farci raccontare da Jacopo quello che è successo nel periodo non collegato. Jacopo. Sì, eccoci Marco di nuovo, siamo al nono minuto di questo secondo tempo, quali sono entrati in campo con gli stessi 22, cioè da segnalare subito un'ammonizione, nella fattispecie Bani è stato ammonito dall'arbitro probabilmente per protesto, è stato molto chiaro la circostanza che ha portato al cartellino giallo del giocatore del Siena. Primo tempo, ricordiamo, sempre nel finale del Siena è stato ammonito Martina. Da segnalare subito un'occasione per bianconeri, molto bravi in ripartenza, con Martina che da sinistra converge e scarica su Mignani, che a sua volta intelligentemente fa proseguire sulla destra per stare qui, entrata in area, sterza fuori Migliorini a Cipriani. Seguiamo un attimo adesso la ripresa di Siena, Bani centralmente prova a tagliare per Sartori che proprio è anticipato molto bene da Lorenzoni e San Giovannese che riparte. D'altro canto la San Giovannese che l'ha fatta vedere proprio un minuto dopo l'azione di Sare, esattamente all'ottavo minuto, con un tiro da fuori del solito Cecucci, già la terza conclusione verso la porta da parte del numero 8, Narduzzo ha bloccato in due tempi. Jacopo, ti faccio una domanda, abbiamo visto dalle immagini un possibile rigore non dato alla San Giovannese? Lo stavo per segnare, Marco, è stato un contatto in area, al limite dell'area ma comunque dentro l'area di rigore, tra Schiavon e mi sembra Mencagli, l'arbitro ha lasciato proseguire, ma su questo episodio ci sono un po' di dubbi, onestamente dal vivo sembravano esserci gli estremi per la massima punizione. Perfetto, grazie Jacopo, allora ci risentiamo più tardi, direi per fortuna che il rigore non è stato assegnato, abbiamo sentito quello che è successo a San Giovanni Valdarno, sentiamo anche dal nostro inviato Filippo Tecce cosa sta succedendo e cosa è successo a Tavannella, allo stadio Pianigiani fra San Donato e Scandicci. Filippo. 9 sul cronometro, sempre 1-0 per il San Donato Tavarnelle, gol al 19° del primo tempo di Matteo Caciali, intanto c'è uno scontro aereo, giocatori a terra, uno per parte. Ne approfitto per fare un po' il punto sulle sostituzioni, sono state 4, 2 per squadra, il San Donato Tavarnelle con Filippo, con Indiani che ha scelto appunto Filippo di sostituire. Sì. Ti interrompiamo perché il Siena ha raddoppiato, quindi cerchiamo di ripristinare il collegamento con San Giovanni Valdarno e con Jacopo Fanetti, poi torniamo ovviamente da te, c'è il 2-0 dei bianconeri. Guidone. Con il capitano Marco Guidone in gol, il gol realizzato proprio in questo istante, abbiamo visto dal nostro monitor quello che stava accadendo, credo che possiamo ritornare al Virgilio Fedini così Jacopo ci può aggiornare sulla rete dei bianconeri. Vai Jacopo. Jacopo, ci sei? Sei in collegamento, quindi puoi andare per il racconto della rete bianconera. Sì, grazie Alessandro, scusate. È arrivato adesso il raddoppio al 12° minuto di questo secondo tempo. Marco Guidone, il capitano, sempre in trasferta, va a segnare il suo quinto centro stagionale, una bordata da centro area dopo un traversone di Martina da sinistra. E il capitano bianconero ha vinto un rimpallo sostanzialmente a centro area e
e ha scaricato di potenza appunto alle spalle di Cipriani, e Siena che si porta sul 2-0 questa prima frase di questo secondo tempo, risultato molto importante per il Siena, che può in questo momento indirizzare la partita. Va detto che la San Giovannese, anche dopo lo svantaggio, è sempre stata in partita, almeno fino a questo momento. Adesso vedremo se questo raddoppio porterà, ecco, la San Giovannese a rispondere nuovamente come aveva fatto prima, o se rischierà di uscire definitivamente dalla partita. Tanto potrebbero esserci alcuni cambi in questo momento in casa Siena, perché Civilterra e Ruggeri sono pronti a fare il loro ingresso in campo. Vi fanno posto Bani sicuramente, e probabilmente uno tra Sartori e Ghidone, anche se non è stato ancora segnalato, sostituirà Ruggeri. Nel frattempo c'è un cambio anche per la San Giovannese, direttiva della San Giovannese, con l'ingresso di tanto c'è l'uscita di Bani, nello San Giovannese entrerà Polo, quindi un altro attaccante. Jacobelli proverà a recuperare la partita, e mentre invece l'altro ad uscire sarà Sartori e Bani. Quindi dentro, lo ribadisco, Civilterra e Ruggeri, con Martinez torna a fare l'esterno offensivo. Grazie, quindi, grazie Jacopo. Noi torniamo velocemente a San Donato in questo ping pong, chiediamo scusa a Filippo che ci stava raccontando quello che accade con le sostituzioni, quindi di nuovo a te la parola. Sì, ne approfitto appunto per raccontarvi di due sostituzioni per parte, perché il San Donato Tavarnelle nel secondo tempo vede in campo Poli e Montini, che hanno preso il posto di Gomes e Noccioli. Queste le scelte di Indiani, che non cambia, di fatto il suo 4-2-3-1, soltanto cambia la punta centrale, adesso la fa vedere i regoli, quindi più un giocatore di raccordo, più un giocatore tecnico che viene incontro a cucire il gioco. Lo Scandicci, due sostituzioni anche per lo Scandicci, sono usciti Meucci e Marini, sono entrati Liberati e Perneso è un esterno alto molto pericoloso nell'uno contro uno, molto bravo quando deve puntare l'uomo ed andare in velocità nell'attacco della profondità, tra l'altro un ex della sfida. Andiamo velocemente in presa diretta con lo Scandicci in possesso palla, che lavora questa palla sulla corsia di destra. Eccolo qua, Cherneso che viene incontro, si gira, poi cerca di far viaggiare sulla sua verticale Zaccagnini, che si è proposto, ma c'è stata la chiusura di Risanto, subito Zaccagnini proprio per Cherneso, che entra in area di rigore, non si passa, chiude Sosale che calcia direttamente il pallone in fallo laterale. 13 sul cronometro, San Donato Tavarnelle 1, Scandicci 0. A voi. Grazie a Filippo Tecce, grazie a Jacopo Fanetti, i nostri due inviati in un veloce ping pong anche di risultati e anche di collegamenti. Ovviamente la Robur ha preso la strada giusta per, come dicevamo, andare a chiuderla questa partita. Tante volte ai bianconeri è mancato il guizzo per mettere fine a una gara che poi è rimasta in bilico e ha creato spesso dei problemi. È stato importantissimo almeno per adesso realizzare il doppio vantaggio, perché come hai detto bene, purtroppo è mancato spesso il guizzo per chiudere le gare. Lo abbiamo visto ultimamente nell'ultima partita casalinga contro il Triestina, con il risultato in bilico fino ai minuti di recupero, che di fatto poi hanno sancito il pareggio degli ospiti. Vediamo se Siena comunque riuscirà a mantenere questo doppio vantaggio, visto anche, come c'era stato raccontato da Jacopo Fanetti dallo stadio Virgilio Fedini, che la San Giovannese era rientrata in campo con un altro piglio, aveva creato già qualche occasione, anche un possibile calcio di rigore non assegnato, quindi il raddoppio fa sicuramente bene al morale dei ragazzi di Argilli. Sarà contento di sapere che ci sono gol fra le squadre che lui conosce meglio, anche se non so per quale delle due oggi potrebbe fare il tifo, visto che ha una militanza con la San Giovannese, ha una militanza anche con il Siena, in due ruoli diversi. Passiamo alla presentazione del personaggio che è già in collegamento con noi, Marco. Oggi sono grandissimi ospiti, io purtroppo sono nato qualche anno dopo di lui, che segnava, di vedere lui che segnava tantissimi gol. È nato a Napoli nel 1968, esordendo con la maglia partenopea in Serie A il 15 dicembre dell'85 in Sampdoria Napoli 2-0. Dopo i prestiti tra Empoli, Parma e Avellino, viene acquistato dal Foggia, dove scriverà il suo nome fra i grandi, perché allenato da Zeman formerà un tridente offensivo fantastico con Signori e Rambaudi, portando i pugliesi in Serie A, in quella che poi fu definita la famosa Zemanlandia. Come hai detto bene te, Alessandro, ha giocato anche nella San Giovannese, 96 presenze e 33
3 gol in azzurro, in carriera vanta oltre 550 presenze e 160 reti, con anche 2 presenze con la maglia della nazionale. A Siena è ricordato, c'è stato perché per tanti anni è stato il vice allenatore di Giuseppe Sannino, quindi a Siena nella stagione 2011-2012 in Serie A. Do il benvenuto e saluto Francesco Ciccio Baiano. Ciao Francesco, benvenuto. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Ciao, ben ritrovato anche a te, grazie. Come agli ospiti che abbiamo avuto. È sempre un piacere, insomma, parlare di calcio con chi il calcio l'ha vissuto e l'ha fatto, insomma, hai fatto la storia di tante squadre. Adesso non so, dicevamo in sede di presentazione, non sappiamo se oggi fai il tifo per la San Giovannese o per il Siena. Sono neutro oggi. Oggi sei osservatore, diciamo, per non scontentare nessuno. No, non voglio scontentare nessuno, sinceramente. Però sono due ambienti che conosci molto bene. Sì. Due ambienti che conosco bene, due squadre con obiettivi completamente diversi. Il Siena ovviamente ha l'obbligo di vincere in questo campionato. E la San Giovannese ovviamente si deve, l'obiettivo è la salvezza. Senti, hai fatto divertire i tuoi tifosi, parlava Marco prima nella scheda, i tifosi del Foggia, insomma, hai ricordato anche quello che hai saputo fare con le maglie di altre squadre. E mi ricordo, credo che sarai, insomma, della stessa opinione anche tu, che ci siamo divertiti anche con tante partite di mister Sannino e di te come suo collaboratore. Sicuramente sì, è stato un anno speciale perché ovviamente la salvezza è arrivata a 4 giornate d'anticipo e questa la dice lunga sulla qualità del gruppo e dello staff. Perciò è stato un anno molto molto importante, molto bello, abbiamo trovato un gruppo di giocatori eccezionali perché ovviamente la cosa più importante era il gruppo. E perciò sono arrivati risultati importanti. Come l'hai vissuta Siena? Come ambiente, come città, come, insomma, tifoseria? Ma è normale, una piazza tranquilla che segue molto, molto, molto il calcio, è molto vicino ai calciatori, però sa anche benissimo che in Serie A il Siena aveva bisogno del proprio pubblico anche quando le cose ovviamente non andavano benissimo, però quell'anno per fortuna i momenti negativi sono stati pochi e perciò ci siamo salvati veramente molto bene. Oggi tra l'altro c'è un bel intreccio perché l'allenatore della San Giovannese, Jacobelli, che conosciamo per averlo avuto qua anche se per un periodo limitato, e poi ci sono 4 squadre in campo, praticamente 3 le conosci benissimo, c'è anche lo Scandicci che gioca a San Donato, è un'altra delle squadre che hai avuto modo, insomma, di poter seguire direttamente con la tua professione di allenatore. Sì, anche qui San Donato è una società che tutti gli anni ha buoni propositi, però poi alla fine lotta sempre per non retrocedere. E questo è inspiegabile perché ogni anno cerca di costruire squadre che possono lottare per vincere. Invece lo Scandicci l'anno scorso ha fatto un'annata importante e quest'anno si ritrova ultimo in classifica o penultima, perciò una stagione un po' complicata e particolare. Ciccio Baiano, come sentite, è preparatissimo, questo potrebbe essere anche un invito a qualche presidente a chiamarlo quanto prima. Ma non me lo auguro, sinceramente non aspetto altro, è normale che mi devo informare. Certo. Mi informo, guardo, vedo e perciò spero al più presto di trovare una sistemazione. Senti, ma tornando al Foggia e poi ti salutiamo, un tridente come quello infatti, è riproponibile ora in Serie A? Scusa se ti interrompo Alessandro, infatti uno dei miei cruci che mi sono sempre, diciamo così, rimproverato è non aver potuto vedere il Milan olandese, Gullit, Rijkaard, Van Basten, i gemelli del gol, Vialli, Mancini alla Sampdoria e il tridente Rambaudi, signori Baiano al Foggia. Ma ovviamente
sono tre giocatori da una parte e tre dall'altra completamente diversi a livello fisico, perché gli altri erano dei bronzi di Riace e noi eravamo tre piccoletti, molto veloci ovviamente. Sì che si può rivedere un tridente così, io, è normale, eravamo tre ragazzi che avevano voglia, avevano fame di arrivare al grande calcio e messi insieme abbiamo fatto delle cose straordinarie. Però non bisogna dimenticare il lavoro che faceva la squadra, perché io ritengo che se gli attaccanti fanno tanti gol è perché hanno giocatori che giocano per loro. Speriamo che allora qualche squadra, qualche allenatore ci proponga un calcio spettacolare come quello. Nel frattempo noi stiamo facendo vedere anche i tuoi gol in questo momento con la maglia della Fiorentina, abbiamo rivisto un po' la tua carriera in qualche frammento video. Grazie, a presto. Grazie a voi, è stato un piacere, a presto. Ci sentiamo presto. Salutiamo Baiano e siamo pronti anche per andare ad un'altra intervista, ricordando che le due partite in serie di girone e non hanno novità, quindi il Siena ancora in vantaggio 2-0 al 69esimo minuto, mentre a Tavarnelle siamo al 66esimo e il San Donato è sempre a condurre con il gol di Caciagli. Per i bianconeri, ricordiamo, hanno segnato Bani e Guidone. Forse c'è la pubblicità che possiamo anche anticipare prima di andare, come detto, ad un'altra intervista. Minuto per minuto, tutto lo sport in diretta, in collaborazione con Stosa Cucine. E riprendiamo ai collegamenti, ci andiamo subito, riprendiamo con i nostri inviati Jacopo Fanetti e Filippo Tecce, possiamo ripartire credo da San Giovanni Valdarno. Jacopo, a te la parola, un flash di aggiornamento veloce e poi ovviamente passiamo la parola a San Donato. Sì, siamo al 25 giugno di questo secondo tempo. Alessandro, segnalo solamente nel Siena un bel contropiede non finalizzato da Guidone, che si è fatto murare dopo un bel lavoro di Mignani a metà campo, il conseguente passaggio a Sare, che poi appunto ha subito Guidone, e poi l'ammonizione adesso di Rossetti. Seguiamo il calcio di punizione per il Siena dalla tre quarti. Schiavone, scodella in mezzo per Nunes, subentrata in questo momento a posto di Guidone, pallone su Carminati che commette fallo, viene anche ammonito, colpisce nel viso un difensore della squadra padrone di casa. Ma con questo io vi restituisco la linea quando siamo al 31esimo minuto del secondo tempo. Grazie Jacopo, andiamo da Filippo Tecce, la partita quella tra San Donato e Scandicci. 25 sul cronometro, sempre 1-0 per il San Donato Tavarnelle, giusto per segnalare due sostituzioni per lo Scandicci, con Davitti che mette mano alla panchina, dentro due attaccanti centrali, sono Andreotti e Ferretti, escono Saccardi e Mazzoli. Attenzione qui velocemente con il San Donato Tavarnelle in avanti, poi vi restituisco la linea, siamo in area di rigore, il pallonetto per Di Santo, il destro debole, grande occasione per il San Donato Tavarnelle, quando siamo al 25esimo ha sprecato Di Santo, a voi. Grazie, dunque un nuovo aggiornamento e noi proviamo adesso a occuparci insomma anche di altre partite, di altre squadre. Nel frattempo possiamo anche dare un'occhiata a questa classifica, che sarebbe bella da vedersi per i bianconeri stasera se dovesse rimanere così. Esattamente, perché come anticipato anche in precedenza, dovesse vincere questa partita il Siena andrebbe a 21 punti e quindi aggancerebbe al primo posto il Tiferno Lerchi. Entrambe le squadre hanno ancora una partita da recuperare, come abbiamo detto il Siena giocherà mercoledì prossimo il recupero contro il Badesse, quindi sperando di arrivare a pari partite finalmente dopo quasi 6 mesi dall'inizio del campionato. Al momento, come detto, il Siena che si ritroverebbe al primo posto, seguito poi dal Cannara a 20 punti, dal Trestina a 18, Montevarchi 16, comunque tutte le altre squadre che hanno ancora da recuperare delle partite. E poi per i bianconeri un turno di campionato che potrebbe essere un'autentica svolta, quello di domenica, non è una gara
qualunque, non è una gara molto abbordabile, diciamo così. Esattamente, perché sappiamo che il Siena domenica ospiterà al Franchi il Trastevere, che è una squadra che era partita molto bene, ultimamente ha avuto un piccolo periodo di flessione, che comunque in un campionato lungo e difficile come la Serie D ci può stare, ma è una partita molto complicata, soprattutto visto che il Siena è dalla stagione passata che fra le mura amiche ha più di una difficoltà, purtroppo. Invece c'è chi fra le mura amiche è imbattibile ed è la squadra del momento, se vogliamo, quindi possiamo presentare il personaggio che andiamo ad intervistare. Esattamente, perché la sua squadra ha totalizzato 10 punti nelle ultime 4 gare con 3 vittorie e un pareggio. Il pareggio che è arrivato al Franchi contro il Siena. È nato nel 1962, titolare di un'azienda di grafica e stampa a Città di Castello, comune nel quale si è trasferito molto giovane. Sotto la sua presidenza i bianconeri del Trestina sono passati dalla promozione alla Serie D nel 2011, categoria che ancora mantengono tutt'oggi dopo un solo anno di purgatorio in eccellenza. Saluto e do il benvenuto al presidente dello Sporting Club Trestina, Leonardo Bravini, benvenuto. Grazie, complimenti, buon pomeriggio a tutti. Presidente, la squadra del momento, il team che dirige, credo che si sta comportando più che bene, oppure era questo quello che chiedeva ai suoi giocatori? Diciamo che di più non potevamo aspettarci, certo, diciamo che sicuramente i risultati che sono venuti adesso di seguito, 4 risultati positivi, compreso il pareggio al Franchi, che per me è come per noi, via, è come una vittoria, ovviamente, perché già quello stadio incute un attimo di timore per le società piccole che arrivano. Noi abbiamo già giocato e perso 1-0 4-5 anni fa, fu proprio l'anno della nostra retrocessione, quindi conoscevamo l'ambiente tutto, però adesso che c'entra? Noi siamo contenti, stiamo affrontando, speriamo di trovare ancora continuità giocando anche domenica, perché oggi credo che il Flaminia ha rinviato la gara per Covid. Questo problema ci sta un pochino attanagliando, cioè non dà molta serenità ai giocatori, però giocare di continuo vuol dire tanto, vuol dire trovare il ritmo, trovare convinzione quando vengono i risultati, poi il massimo. Perciò speriamo, ci auguriamo domenica di andare a Flaminia e continuare nella striscia positiva, ecco. Però siamo contenti, la società nostra essere terzi in classifica, pari merito con Siena, cioè è un vanto, cioè è un orgoglio, via, diciamo la verità. Bambini è presidente ormai da diversi anni, quindi magari ci vuol rivelare come si riesce a mantenere una squadra che non ha un bacino di utenza incredibile a questi livelli. Diciamo che sì, questo è il 20° anno, credo che ho iniziato molto giovane, perciò diciamo ho fatto esperienza, ho avuto la fortuna di avere inizialmente grandi allenatori vicino a me come Lucio Bernardini, originario proprio qua di Trestina, e poi nel tempo sono passati altri personaggi importanti, non ultimo 4 anni fa l'anno della Sardegna Riccardo Zampagna. Sai, ti viene tenere una società piccola a questo livello, bisogna essere semplicemente molto oculati, pragmatici. Spesso il presidente si fa prendere ma soprattutto è la piazza che te lo impone. Per esempio a Siena non si possono accontentare, voi non vi potete accontentare di partecipare al campionato di Serie D, noi sì, capito? Quindi ci sono obiettivi completamente diversi. Certo, la cosa più difficile è, te l'assicuro, allestire una squadra che debba salvarsi tutti gli anni, perché sai, si va una volta bene, due volte bene, noi adesso stiamo andando abbastanza bene insomma negli anni, però è difficile, mentre invece quando magari partecipavamo al campionato di eccellenza si allestiva una squadra per vincere il campionato, o perlomeno erano playoff tutti gli anni, capito? Quindi 6-7 anni di eccellenza, diciamo, ci siamo divertiti anche lì. In Serie D si rimane con attenzione, senza mai fare un briciolo di passo oltre la gamba, che uno, quello che uno può, deve fare, e trovare poi per una piazza piccola giocatori di categoria che comunque siano disponibili a giocare in una piazza dove la domenica non c'è il tifo organizzato, ma semplicemente adesso nessuno però quelle 100, 150, 200 persone affezionate alla società, ecco. Leonardo, quanto è importante, scusi, prego, prego.
No, no, dimmi. Volevo chiedere quanto è importante anche per il Dresden avere un allenatore preparato, che abbiamo avuto anche ai nostri microfoni, una persona molto umile e preparata come Bonura. Ma Bonura è uno che sicuramente farà l'allenatore di professione, ancora sta facendo, diciamo pure, una sorta di gavetta, perché secondo me è molto preparato, perché la domenica riesce a tirar fuori dai ragazzi che vanno in campo, penso il 110%, e già questo è tanto, non è moscio. D'altro canto, oltretutto preparato, sicuramente, certo, qualche anno adesso di Serie D, sicuramente per lui è già un passo importante, anche perché ha cominciato con le giovanili del Gubbio, poi ha fatto campionato d'eccellenza, credo all'AMA, insomma, ha due campionati di Serie D ancora sulle spalle. Sicuramente è il ragazzo che di mestiere, come ha fatto il calciatore, secondo me può fare l'allenatore. Se guardiamo la classifica, anche quella attuale, che è un po' una situazione virtuale della graduatoria, le squadre umbre sono tutte sopra metà classifica. È vero, c'è il Foligno leggermente sotto, ma deve anche recuperare diverse partite. Questo, insomma, un motivo ci sarà per una situazione del genere. Io ho vissuto nel 2011, quando siamo saliti il primo anno in Serie D con la vittoria dei playoff nazionali, praticamente siamo trovati che eravamo 11 umbre in Serie D nel girone. 11 umbre immediatamente si è cominciato a retrocedere, due per anno, se non tre. Ma perché? Perché non c'erano giocatori per tutte le squadre di categoria. Ovviamente adesso sono solo quattro squadre, tra cui società anche importanti, Cannara, Foligno, la Tiferno, che è una neopromossa, ma ricordiamoci bene che c'è Ambizione, il presidente lì, che poi è la nostra concittadina. Quindi diciamo che, essendo solo quattro squadre, forse, ecco, adesso forse è un pochino più facile anche reperire giocatori che vogliono fare la categoria. Ovviamente quindi trovi giovani più preparati, trovi sicuramente anche la rosa degli over, chiamiamola, riesci a gestirla, cioè sono solo quattro squadre. Ecco, io penso che ci sia, ecco, un pochettino più di preparazione, però ecco, non vorrei neanche cullarmi più di tanto, perché a fine febbraio capiremo le posizioni, chi starà davanti e chi starà dietro o al centro. E quindi sì, ancora ovviamente il campionato deve far capire quello che potrà succedere. Presidente, noi stiamo per introdurre un nuovo collegamento, un altro ospite, e vi affronterete da avversari. Non so se nel frattempo vi volete salutare, perché abbiamo il team manager della Flaminia, Federico Roscioli, che è collegato dall'altra parte, il presidente del Trestina, Leonardo Bambini. Quindi bene, lo saluto con molto volentieri e spero di vederlo domenica. Vi troverete da avversari, sì, domenica. Sì, domenica ci incontreremo. Nella speranza di poter giocare, sì. Ecco, oggi, perché so che oggi è stata rinviata. Sì, oggi è stata rinviata, e ora poi credo che Roscioli potrà aggiornarci sulla situazione della Flaminia. Ci sono novità per quanto riguarda la situazione Covid? Guarda, non sono purtroppo la persona adatta che può darti questa novità, perché c'è il nostro addetto stampa che si occupa di questo. Posso dirvi solamente che giovedì effettueremo, come da protocollo della Lega Nazionale, il prossimo giro di tamponi, e nella speranza di avere buone notizie da quello riuscirà a fare questa partita con il Trestina. Purtroppo però, per notizie più approfondite e precise, dobbiamo sentire il nostro addetto stampa, perché non ho il permesso di poter parlare di queste cose. Certo, poi siamo soltanto al mercoledì, quindi noi però nel frattempo salutiamo il presidente del Trestina, Leonardo Bambini. È stato un piacere. Grazie, grazie a voi, arrivederci, in bocca al lupo per tutto. Grazie, crepi il lupo. Ci fermiamo per la pubblicità e chiediamo un po' di pazienza ancora a Federico Roscioli, team manager della Flaminia, e poi torneremo con lui per parlare di calcio e vi aggiorneremo sui risultati. Non ci sono novità, il Siena sta ancora vincendo 2-0, il San Donato 1-0. Minuto per minuto, tutto lo sport in diretta, in collaborazione con Stosa Cucine.
E siamo qua per il finale, il gran finale della nostra trasmissione, minuto per minuto, anche il finale delle partite. Mancano circa 5 minuti sui due campi, quindi abbiamo anche il tempo per questa intervista che era un po' già iniziata, che adesso vogliamo proseguire più diffusamente. Ringraziamo l'ospite che è già in collegamento da un bel po', quindi il saluto al team manager della Flaminia, Federico Roscioli. Di nuovo buon pomeriggio. Di nuovo buon pomeriggio anche a voi. Ti abbiamo buttato un po' nella mischia, ma perché c'era il presidente del Trestina che sarà il vostro prossimo avversario, quindi insomma due squadre particolarmente ammirate, sia la Flaminia che il Trestina, no? Credo possiamo dirlo, per la lunga militanza in questi anni, per quello che di sano e di buono hanno saputo produrre, per quello che vogliono fare soprattutto. Sì, io parlo per lo più per noi, perché il Trestina lo conosco ben poco, anche data la mia giovane età purtroppo, e noi cerchiamo di fare quello che ci riesce meglio, ovvero giocare a calcio e far divertire anche chi ci guarda e sperare di ricevere risultati che siano quelli che speriamo di ricevere nel breve tempo. Un progetto che sta andando avanti da qualche anno con il nuovo presidente Bravini e ci stiamo facendo anche conoscere in giro come una società comunque con professionisti alle spalle, che ha un'ottima, come dire, in giro sono ottime voci sulla Flaminia. Certo, poi noi insomma siamo sempre in contatto con il mitico addetto stampa Ugo Baldi, che sentiamo, non dico quotidianamente ma quasi, quindi le notizie da voi arrivano sempre, quindi un bel gruppo, un bello staff sicuramente. Che cosa ci puoi dire di questo campionato? Tu sei in campo perché sei il team manager, quindi hai anche modo di vedere gli avversari. Che impressione vi siete fatti, insomma? Guarda, io l'impressione più Federico, scusami ancora, se interrompo, solo per segnalare che ha accorciato le distanze la San Giovannese, quindi al momento il risultato al Fedini di San Giovanni Valdarno è Siena 2, San Giovannese 1. A voi, scusa l'interruzione. Nulla, io dicevo, l'impressione più bella che ho avuto questo inizio campionato è che secondo me il Siena è una grandissima squadra, forse secondo me la favorita numero uno di questo campionato, e da quello che si è visto alle panchine, per lo spirito che hanno in squadra, per la capacità di reagire, anche perché con noi non avevamo fatto un ottimo primo tempo, sono ritornati in campo nel secondo tempo come una grande squadra, ma anche il Tiferno mi ha fatto una bellissima impressione, ottima organizzazione. Ma diciamo, questo è un campionato molto secondo me equilibrato, tutte le squadre che fino abbiamo affrontato hanno dimostrato un'ottima organizzazione sia in mezzo al campo che a livello societario, quindi è un bellissimo campionato molto equilibrato, e come si può vedere anche adesso la classifica ogni settimana cambia, ma anche per questa colpa del Covid ci sono partite che non giocano, squadre che devono recuperare tantissime partite, quindi è un campionato un po' anche falsato secondo me. La rivalità vostra più diretta è con le altre laziali? La rivalità più grande è con una squadra che non è in questo girone purtroppo, che è il Monterosi, quest'anno purtroppo hanno cambiato, è quella la rivalità più grande che abbiamo, però con tutte le laziali sì, c'è questo, diciamo, la voglia di predominare sull'altra squadra della tua regione, che è col Trastevere o con l'Ostia, ma è sempre una rivalità a livello sportivo, perché poi ci sono sempre grandi amicizie sia tra i presidenti e tra i giocatori e i dirigenti. È difficile porsi degli obiettivi in questo periodo con i recuperi da fare, con un campionato che ancora non ha espresso le vere forze in campo, ma la Flaminia dove vuole arrivare? La Flaminia dove vuole arrivare non te lo posso dire, perché non lo sappiamo neanche noi sinceramente, perché qui bisogna sempre capire se il campionato va avanti, si ferma, quando giochi, e la Flaminia vuole fare un campionato protagonista, diciamo così che è meglio. Poi non abbiamo limiti sinceramente, quello che viene ci prendiamo, però vogliamo fare un campionato dei protagonisti. In bocca al lupo allora. Abbiamo parlato di questa partita Cannara-Flaminia che era in programma oggi e che è stata rinviata. Noi salutiamo il team manager della Flaminia, Federico Roscioli, ci risentiremo prossimamente. Grazie a voi, gentilissimi. Un saluto. E andiamo invece con la linea al Virgilio Fedini di San Giovanni Valdarno. Siamo già in fase di recupero, 2-1 il risultato, quindi partita in bilico. Direi di andare a seguire questi concitati minuti finali con Jacopo Fanetti. Sì, eccoci Alessandro, sta per rialzarsi in questo momento la vagna del recupero qui al Fedini di San Giovanni Valdarno. Sono ben 6 i minuti segnati al direttore di gara che si dovranno ancora giocare appunto nel recupero di questa partita, che si è riaperta proprio pochi minuti fa, 2 minuti dalla fine dei tempi regolamentari. Praticamente
con Romano, il neo entrato della San Giovanni, che ha scaricato a volta sicura dentro l'area di rigore una sponda perfetta di Falomi, che di testa era riuscito ad anticipare uno dei centrali del Siena. Romano ha tirato a botte sicura, Carduzzo non ha trattenuto il pallone, si è insaccato anche un po' beffardamente dentro la porta del portiere bianconero. In questo momento la San Giovanni si è riversata un po' tutta in avanti, anche grazie alle forze fresche che ne hanno entrato. Siena sta combattendo su ogni pallone, ma in questo momento la San Giovanni che gestisce con Gerardini, bravo però Geraci ad anticipare, a lanciare lungo a Mignani, che non riesce a difendere palla a quando è riuscito a fare fino a questo momento una prova veramente sontuosa, quella di Guglielmo Mignani. Pallone scaraventato in avanti da Lorenzoni, bloccato da Narduzzo, che adesso trattiene il pallone e fa passare anche per esempio intelligentemente, visto che siamo proprio negli attimi finali, quindi ogni momento può essere buono per recuperare. Jacopo, sì, visto che abbiamo questi 6 minuti di recupero, ce la facciamo ancora con questo ping pong in diretta a tornare a Tavarnelle per la partita tra San Donato e Scandicci. C'è Filippo Tecce. Sì, qui invece saranno 4 i minuti di recupero, sempre 1-0 per il San Donato Tavarnelle. Vi raccontavo prima delle due sostituzioni fatte dallo Scandicci con l'ingresso di Andreotti e di Ferretti, dall'altra parte Indiani si difende, ha messo un difensore in più, cioè Brenna, quindi quello del San Donato Tavarnelle di fatto è un 5-4-1 per portare a casa, tentare di portare a casa quella che sarebbe la prima vittoria nel 2021. Tra l'altro San Donato Tavarnelle, oltre all'occasionissima per Di Santo, ne ha avuta un'altra enorme con Ciurli, che davanti a Temperanza, tu per tu con Temperanza, ha calciato clamorosamente fuori. C'è un tanto un fallo, un calcio di punizione in favore del San Donato Tavarnelle all'altezza della tre quarti campo dello Scandicci. Vi restituisco la linea sul risultato di 1-0 in favore del San Donato Tavarnelle quando siamo al minuto 91. A voi. Benissimo, e noi torniamo ancora al Virgilio Fedini. Sì, 48esimo minuto, attenzione a Gerardini, bravissima runa nella diagonale a chiudere tutto e a spazzare il pallone, recuperato molto bene da Nunes sulla tre quarti avversaria. Nunes poi reclama un fallo, ma l'intervento di Rossetti, visto il direttore di gara, è regolare. Siamo già dall'altra parte con Romano, l'autore della rete, che difende palla però poi la perde, bravo sul cerchio centrocampo Savona a recuperarla. Carminati lancia lungo, l'arbitro però ha fischiato qualcosa, probabilmente un fuorigioco di rientro, non si capisce con esattezza, sembra un fuorigioco di rientro segnato in ritardo per la verità dal secondo assistente. Siamo in questo momento, scocca in questo momento il 49esimo minuto di questo secondo tempo, quindi ne devono essere giocati ancora due. Aruna trova molto bene Nunes ai 30 metri, il brasiliano allarga su Gibilterra, che dal destra prova a convergere, si riappoggia ancora su Nunes, 1-2 con Gibilterra. Nunes ancora subisce il pressing di Vanini, poi si riparte da Zare, ancora Schiavon, buon fraseggio in questo caso di bianconeri con Gibilterra. Civitera che scarica su Nunes, Nunes subisce il pressing di Falomi, che aveva ripiegato fino alla difesa, la rimessa laterale però è del Siena. Falomi si scalda un pochino anche dando il pallone a Civitera. Il Siena sta provando queste ultime battute a guadagnare quante più secondi possibili, e quindi Aruna si appresta, batte la rimessa laterale dal versante destro. Nunes con la sua fisicità difende il pallone, prova a conquistare l'angolo, ma è bravo la San Giovannese a passare ancora una volta Schiavon, che cerca il centrocampo a recuperare, da far ripartire nuovamente la bianconera. Gibilterra si stende a terra, voleva probabilmente un fallo per un intervento di Migliorini, adesso si lotta ancora sulla zona del campo con Sare e con ancora una volta Lunghi, uno dei migliori nella casa San Giovannese, si batte e non riesce a conquistare l'inizio laterale, che viene battuto adesso da Migliorini. Aruna ancora una volta di testa, Carminati imperioso recupera un'altra volta palla e la carica su Mignani, che difende benissimo a cerchio centrocampo, bravissimo Guglielmo Mignani, che guadagna un'altra incredibile punizione. Mancano un minuto e mezzo alla fine di questa incredibile partita. Alessandro, attendo indicazioni dallo studio per sapere se posso proseguire fino alla fine del tempo di recupero. Vai pure. Perfetto, allora seguiamo questo ultimo quasi minuto di questa partita. Farkas si appresta la battuta, lancia da dietro il centro di centrocampo a cercare Nunes, che non controlla, non si tende per la verità con Mignani. Pallone già rilanciato dalla San Giovannese e intercettato da Aruna, bravo Sara, Geraci a controllare a metà campo. Gibilterra, lo scarico sulla destra per Nunes, che rientra, poi intelligentemente riparte da Schiavonte, poi prova la verticale addirittura a cercare Gibilterra, bravo Migliorini nella circostanza,
ad anticiparlo. E l'arbitro fischia la fine della partita, anche in qualche secondo d'anticipo. E quindi il risultato finale al Virgilio Fedini e San Giovannese 1, Siena 2. Decidono Beretti, Ibani e Guidone. Torniamo fra pochissimo, guarda, fra pochissimo. Perfetto. Da te andiamo di nuovo da Filippo Tecce. Sì, il risultato non è cambiato, sempre avanti il San Donato Tavarnelle, i 4 minuti iniziali di recupero presumibilmente verranno allungati, c'è stata la sostituzione infatti del San Donato Tavarnelle, è entrato Tartaglione, è uscito Di Santo, lo Scandicci sta provando, sta premendo, è il momento chiaramente di serrare gli spazi, di chiudersi, di reggere fino in fondo per il San Donato Tavarnelle, che comunque almeno per adesso è riuscito a contenere i rischi, pallone messo in avanti, siamo al limite dell'area di rigore, la tocca Ferretti, poi sulla palla arriva Signorini, portiere del San Donato Tavarnelle, che fa su il pallone, gioca un po' con il cronometro, siamo al 49-20, vedremo quanto concederà in più Galasso, il direttore di gara. Va a lungo Signorini e finisce qui, dunque 1-0 per il San Donato Tavarnelle, il risultato definitivo, ha deciso al 19° del primo tempo Matteo Cacciagli, è la prima vittoria nel 2021 per la squadra di Indiani. A voi. Grazie, magari per Filippo Tecce ci sarà modo di poter rientrare per i saluti, e vogliamo invece Jacopo per capire che cosa è successo, perché abbiamo visto Argilli uscire insieme all'arbitro protestando su un episodio nel finale di partita. Sì, intanto volevo segnalarvi Alessandro, questa bellissima comunque scena, l'abbraccio tra le due bandiere bianconere, Argilli e Voria, che adesso abbracciano anche il team manager bianconero Nino Scimone. L'episodio a cui facevi riferimento è esattamente l'espulsione di Farca, che in realtà non abbiamo ben capito ancora dalla nostra postazione, pare per una doppia ammonizione, ma deve esserci sfuggita la prima anche di ammonizioni per il centrale rumeno, che adesso sta tornando negli spogliatoi insieme a Guidone, provando a spiegare come effettivamente sia arrivata questa sanzione da parte del direttore di gara. Ma sicuramente il Siena adesso può festeggiare, saluta in questo momento anche alcuni tifosi accorti a San Giovanni Valdarno, appostati fuori dal Virgilio Fedini, addirittura i calciatori bianconeri si stanno apprestando anche a consegnare alcune magliette ai sostenitori bianconeri. Approfitterei ancora una volta della presenza, se siete d'accordo, di Guido Deleo della Nazione per un breve commento. Guido, una partita sofferta nel Siena, si è vista anche riaprire nel finale di partita, 3 punti in questo momento sono ossigeno per i giocatori di Argilli. Sì, peccato per il fatto di averla rifitta, messa un po' in discussione nel finale, perché il controllo, il tema sembrava in assoluto possesso della gara, avevamo avuto anche l'occasione di ritardo, era un po' chiaro l'errore di Arduzzo, ma è stato tutto difficile, non si era tutta la gara più tranquillità, insomma ha fatto il secondo tempo il problema migliore. Jacopo, sentiamo malissimo. Comunque magari ci sentiamo più tardi per le ultime considerazioni sulla partita. Ricordiamo, sono terminati 2 recuperi, il Siena ha vinto 2-1 a San Giovanni Valdarno e il San Donato si è imposto in casa 1-0 sullo Scandicci. Noi ci fermiamo qualche minuto per la pubblicità e torniamo fra poco per i finali delle partite e le ultime considerazioni. Minuto per minuto, tutto lo sport in diretta, in collaborazione con Stosa Cucine. Eccoci ancora minuto per minuto, abbiamo sentito il finale della partita di San Giovanni Valdarno tra San Giovannese e Siena, terminata con la vittoria degli ospiti per 2-1. Noi ritorniamo invece allo stadio Leonardo Pianigiani di Tavarnelle per il finale di San Donato Tavarnelle contro Scandicci, da Filippo Tecce. Filippo. E come detto, appunto, il San Donato Tavarnelle ha conquistato la prima vittoria nel 2021, quindi è riuscito a dare continuità al pareggio di sabato scorso contro il Siena, 4 punti nelle ultime 2 partite, e anche soprattutto un segnale importante, direi, per la classifica del San Donato Tavarnelle, che vedeva la squadra di Indiani molto molto indietro, non per demeriti propri quanto appunto per le numerose partite che sono state rinviate a causa del Covid. Non è stata una
prestazione brillantissima, a dire la verità, soprattutto nel primo tempo, con una formazione molto offensiva, a tratti verrebbe da dire squilibrata. Poi le sostituzioni sicuramente di Indiani hanno portato a dare una maggiore sostanza e maggiore compattezza appunto alla squadra di Paolo Indiani, che nella ripresa, soprattutto in ripartenza, ha avuto due occasioni molto molto importanti per chiudere la partita, non c'è riuscito, ha saputo soffrire, si è abbassato, si è compattato dietro e alla fine non è che abbia poi prodotto chissà che cosa. Lo Scandicci, che dunque esce dal Pianigiani con 0 punti, un successo quello del San Donato Tavarnelle, che nel complesso alla fine è meritato. Bravissimo Filippo, torneremo sicuramente a chiamarti per altre partite in questo campionato. Intanto buon pomeriggio, buon lavoro. Grazie a voi, grazie. Salutiamo Filippo Tecce, torniamo, credo che sia ancora in collegamento con noi per i saluti, per la conclusione finale del racconto di questa radiocronaca, anche emozionante, soprattutto per il finale incandescente di partita. Quindi torniamo da Jacopo Fanetti. Sì, eccoci Alessandro, intanto mi scuso se l'ultimo collegamento non si è sentito benissimo, comunque è arrivato il finale anche qui dal Virgilio Fedini di San Giovanni Valdano, una partita intensa anche quella giocata qui nella provincia di Arezzo. Il Siena si è portato a casa 3 punti, probabilmente anche meritati per quanto prodotto, ma la formazione di Jacobelli ha messo in grossa difficoltà il Siena, che prima del raddoppio comunque si è trovato per più occasioni a rischiare di essere rimontata e quindi essere pareggiata. Nel finale c'è stata un po' di confusione, ancora non c'è chiaro purtroppo se e chi eventualmente fosse stato espulso nel concitato finale di gara, perché l'ammonito dei due centrali era Carminati e non Farkas. A noi è sembrato che il direttore di gara allontanasse il centrale rumeno. Sarà da chiarire questo episodio probabilmente solo dopo negli spogliatoi. Detto questo, oggi quello che contava principalmente per la formazione per Argiri soprattutto erano i 3 punti. Chissà che non c'è stata l'ultima del tecnico nativo di Rimini con la prima squadra di Siena, perché come abbiamo detto quest'oggi in tribuna era presente anche un possibile futuro nuovo tecnico, Vladimir Gazev, e questo ce lo dirà solo il tempo. Quindi se non avete altro, io vi restituisco la linea rimanendo al finale qui dal Virgilio Fedini San Giovanni Valdarno, San Giovannese 1 Siena 2. Grazie, allora sì, grazie Jacopo, e in attesa di altri collegamenti credo che possiamo anche... Già pronto? Allora, noi abbiamo sentito le considerazioni di Jacopo Fanetti, ma vogliamo sentire anche quelle del nostro altro inviato al Virgilio Fedini. Andiamo da Dario Di Prisco per le sue considerazioni su questa vittoria del Siena. Dario. Ciao a tutti, è una vittoria alla fin fine sofferta, perché comunque una disattenzione di Narduzzo ha provocato, diciamo, 2-1, la partita la si è riaperta e abbiamo comunque subito una pressione finale della San Giovannese, naturalmente cercava di pareggiare la gara. Grandi pericoli non sono venuti, ma questo anche grazie a una condotta di gara da parte del Siena da allora in poi abbastanza vecchia maniera, insomma palla in tribuna, come si diceva quando si giocava al campino di San Prospero, insomma, ecco. Però si può essere meno belli e portare a casa il risultato, questo era importante. Il Siena torna alla vittoria, insomma, e questo sicuramente un po' un viatico per il proseguo della stagione. Ti volevamo chiedere, eravamo insieme alla partita San Donato Tavarnelle Siena, rispetto a quella gara forse un Siena più determinato, più concentrato, più convinto anche nei propri mezzi oggi? Sì, direi proprio di sì, una tensione agonistica più costante senza dubbio, soprattutto devo dire Guglielmo Mignani ha fatto il lavoro sporco, ha fatto salire la squadra tantissime volte, ha fatto molti appoggi, ha veramente fatto una buona gara mettendo una grande prestanza fisica, ma molto bene un po' tutta la squadra. Mi è piaciuto molto Aruna, che oltre all'assist comunque ha fatto tante altre belle cose, insomma un Siena molto migliore rispetto a quello visto a San Donato, più sciolto, più convinto forse anche dei propri mezzi. Molto buono anche l'impatto di Gibilterra alla gara, insomma, e poi un Siena ha cambiato un po' pelle, Martina è ritornato, ha cambiato posizione, insomma, quindi anche una certa versatilità, insomma, della squadra, questo lascia ben sperare. Bene, speriamo davvero che sia così, che possa crescere ancora, che possa migliorare. Sì,
C'è un po' un giallo del fine gara. Noi abbiamo visto Farkas, ma non abbiamo capito bene chi sia stato espulso, perché c'è stata un'espulsione. O Farkas con Carminati. Ecco, Carminati, sì. Quindi. No, no, Farkas o Carminati, dicevo. Ah, ecco, appunto, il dubbio rimane. Sì, sì, sì. Abbiamo visto nelle immagini, ma un po' confusa questa azione. Tra l'altro, la partita era già conclusa, quindi stavano. Sì, infatti. Stavano arrivando. Non ho mai visto un arbitro fare una cosa del genere. Niente, c'aveva il giallo in mano mentre fischiava la fine. Si vede, aveva questa voglia ormai, e ha voluto darne uno. Comunque, tre punti che vanno molto bene. Adesso, ovviamente, curiosità per sapere se arriva subito l'allenatore russo, oppure rimane ancora la coppia Argillivori, oppure chissà, magari potrebbe esserci anche una soluzione che non abbiamo considerato. Quindi, ovviamente, con le nostre trasmissioni su Radio Siena TV torneremo ad aggiornare i nostri radiotelespettatori. Il martedì Dario Di Prisco c'è sempre, oggi ovviamente era uno dei nostri inviati in trasferta, quindi lo ritroveremo presto per parlare di calcio, per parlare del Siena. Ciao, grazie. Ciao. Un saluto a Dario Di Prisco. Credo che possiamo introdurre anche l'argomento volley, che è l'argomento che ci vedrà protagonisti successivamente dopo la pubblicità, perché l'Emma Villas gioca questa sera a Santa Croce. Quindi direi di andare a una presentazione che ha fatto il centrale dell'Emma Villas, un giocatore quindi della squadra senese, in vista proprio della gara di questa sera. Queste le dichiarazioni che andiamo a sentire del centrale dell'Emma Villas, Andrea Truocchio. Andrea Truocchio, l'Emma Villas gioca un'altra partita a periodo molto intenso, questo perché avete giocato in Basilicata con una bella vittoria contro Lago Negro, arriva adesso il derby in trasferta contro Santa Croce. Cosa attendersi da questa partita? Beh, è un derby, quindi tutte e due le squadre daranno sicuramente il massimo, e loro sono appena tornati dal Covid e vogliono sicuramente rifarsi da questo periodo che è stato brutto per tutti, quindi spingeranno e noi dovremo riuscire a tenere un buon livello in campo e a farcela, diciamo. È un periodo molto intenso, avete giocato domenica in Basilicata, tra l'altro con una trasferta lunga anche in termini di chilometri da fare, adesso un'altra trasferta a Santa Croce, poi sabato un'altra partita ancora di campionato in casa contro Ortona. Quali sono le difficoltà ad affrontare partite così ravvicinate l'una dall'altra? Beh, la difficoltà è non riuscire a, come posso dire, ad allenarsi, perché tra una trasferta e l'altra sono più i giorni in cui sei in viaggio che quelli in cui ti alleni, e quindi magari confermare alcune basi tecniche. Però comunque la volontà di giocare e di spingere c'è, quindi credo che andranno bene queste partite. Ecco, guardando la classifica, intanto in Basilicata sono arrivati tre punti importanti per la classifica di Siena. Adesso ci sono altre due occasioni contro Santa Croce e Ortona per conquistare il maggior numero possibile di punti. Sì, con Ortona avevamo fatto un 3-2 importante e che alla fine non siamo riuscite a portare a casa, e stavolta spero che si evolva in dei punti positivi per noi, ecco. Parliamo ancora del derby contro Santa Croce, hanno Quarone, hanno Wallison, giocatori di qualità, insomma sicuramente da tenere in considerazione. Sì, sono giocatori importanti, giocatori di alto livello, e infatti stiamo lavorando a video appunto per riuscire a contrastare il loro gioco, e speriamo vada bene la partita. Un'ultima domanda, tornando un attimo indietro alla partita Villa d'Agri contro Lago Negro, si può dire che sia stata una delle migliori prestazioni dell'anno da parte della squadra, perché in attacco avete fatto bene a muro, in difesa e soprattutto avete dato l'impressione di controllare la partita dall'inizio alla fine senza blackout. Sì, sicuramente è stata una delle migliori partite, anche perché ci sono stati pochissimi errori a livello tecnico, e comunque in situazioni difficili siamo riusciti a risollevarci molto rapidamente, quindi nulla da dire. Minuto per minuto, tutto lo sport in diretta, in collaborazione con Stosa Cucine.
Archiviata per adesso la parentesi calcio, parliamo di volley, parliamo dell'Emma Villas che, come detto, gioca questa sera, gioca a Santa Croce. Abbiamo in collegamento il direttore sportivo Fabio Mechini, una presenza costante su Radio Siena TV. Lo salutiamo, buon pomeriggio. Ciao, buonasera, ciao. Il direttore credo che sia in viaggio verso Santa Croce. Sì, siamo in pullman, partiti da 10 minuti. Ok, allora, da dove si parte per commentare e presentare il momento dell'Emma Villas e la partita di questa sera? Dall'ultima gara? Ah, sicuramente sì, dall'ultima gara, che poi sono 3 giorni fa, per cui ci abbiamo avuto anche poco tempo per prepararci, però ecco, la squadra ormai si sta rodando, sta prendendo i ritmi giusti. Questo di oggi è un recupero dell'ultima di andata, lo possiamo fare a ranghi completi, per cui ci auguriamo che possiamo continuare nella striscia positiva perlomeno di gioco di che abbiamo espresso fino adesso. Striscia positiva di gioco e ovviamente un campionato complicato non solo per l'Emma Villas ma per tutte le squadre. Ma questa è una cosa che non mi stancherò prima di dirlo, che fosse un campionato difficile, tante incertezze lo sapevamo. E poi una volta ci siamo scottati perché il mese di stop ci ha un po' contribuito a farci perdere certezze e continuità di allenamento, per cui speriamo che tutto questo faccia parte del passato e adesso pensiamo al presente, una squadra che sta crescendo e sta migliorando di giorno in giorno. Presentiamo l'avversaria di questa sera, Santa Croce, che squadra è? A Santa Croce, prima che si fermasse appunto anche loro per motivi di Covid, era una squadra che stava facendo molto bene, per cui sono 14 punti con tante partite da recuperare, sono in corsa per la Coppa Italia, ma è un gruppo che sta facendo molto bene, il suo terminale d'attacco chiaramente nell'opposto brasiliano è il suo maggiore attaccante, però ecco, loro è anche diversi giorni che non giocano, per cui sarà un'incognita ulteriore per noi. Ecco, dando un giudizio invece più in generale al campionato, a questo momento della stagione, che impressione insomma possiamo avere dalle gare fin qui giocate? Ma noi dobbiamo guardare da qui alla fine le partite che ci mancano, avremo tutte partite abbastanza domenica, per cui ci avremo il tempo di recuperare tutta la settimana e prepararle in migliori dei modi. Fisicamente i ragazzi stanno bene, per cui mi auguro da qui a fine marzo, quando finirà la regular season, che la classifica ci dia ragione del percorso di miglioramento che stiamo facendo. Però ecco, dobbiamo pensare al presente, una partita alla gara, una partita alla volta, e poi tireremo le somme a fine campionato. Grazie. Quello che è stato il passato, sicuramente abbiamo avuto tante difficoltà, ma non dobbiamo più pensare a quello che è il passato, da ora in poi presente e futuro. E deve essere sempre così per tutte le squadre, tutti gli sport, ovviamente bisogna sempre guardare avanti e guardare con convinzione e con ottimismo. Un saluto a Fabio Mechini, un in bocca al lupo all'Emma Villas. Grazie mille a voi, viva il lupo, a presto. E dunque abbiamo parlato della gara di volley, fra poco parliamo anche di pallamano, torniamo al calcio invece per andare a commentare la classifica attuale, il prossimo turno che vede già qualche rinvio, siamo appena a mercoledì, pensate un po'. A questo punto sì, possiamo vedere quella che è sempre una classifica un po' così provvisoria, anche se sono state aggiunte, quindi una gara a 4 squadre, vediamo adesso il Siena che agguanta al primo posto il Tiferno Lerchi con 21 punti, ovviamente gli Umbri sono davanti al Siena in questo momento perché lo scontro diretto, come sappiamo, è terminato in favore dei biancorossi. Al terzo posto il Cannara con 20 punti, seguito dalla rivelazione Trestina a 18, 16 punti per Montevarchi, Flaminia e Follonica con i rossoblù che hanno 2 gare in meno, Trastevere segue anch'essa con 16 punti, 15 per San Giovannese e Ostia Mare, 14 Badesse e Foligno, Monte Spaccato con 13, il San Donato Tavarnelle che oggi ha vinto sale a 11 punti ma con solo 7 partite giocate, 11 punti sì per Sinalunghese e Grassina, chiudono la graduatoria La Pianese con 10 punti e Scandicci con 5. Alessandro, hai parlato poco fa di una partita che è già stata rinviata perché notizia di poco fa, domenica non si giocherà Cannara Monte Spaccato, che come sappiamo ha visto nella squadra ospite diversi casi di coronavirus che avevano già costretto i laziali a rinviare la partita di domenica scorsa. Possiamo vedere così brevemente e velocemente anche il prossimo turno, che ricordo
si giocherà fra soli 4 giorni, ovvero domenica, e le partite in campo sono Flaminia Trestina, Grassina Lornano Badesse, Ostia Mare Montevarchi, Pianese Scandicci, San Giovannese Folonica Gavorrano, Siena Lunghese Foligno, e i due match di cartello che vedono il Tiferno Lerchi ospitare il San Donato Tavarnelle e ovviamente il Siena che ospita il Trastevere. Parliamo di egomania, che non è un modo di, insomma, di voler essere al centro dell'attenzione in ogni caso, in ogni situazione, ma è una trasmissione con la nostra Teresa Scarcella quando si parla di pallamano e quando si parla appunto della Ego. Teresa Scarcella ci presenta la gara di questa sera della Ego Handball Siena con Brixen. Ciao Teresa. Ciao Alessandro, ciao, buon pomeriggio a tutti. E allora presentiamo questa partita. Oggi è, anche se è mercoledì, è il giorno delle gare, il calcio protagonista, il volley e la pallamano. Beh, non poteva mancare anche la pallamano. Sì, la Ego ritorna in campo dopo più di un mese di pausa, dalla pausa natalizia, per il recupero della 10ª giornata di campionato del girone di andata contro Brixen, contro Bressanone. È una partita, diciamo, più importante per gli ospiti che per i padroni di casa, perché a livello di classifica per il Siena cambierà poco, che ha, ricordo, ha concluso il girone di andata come in terza posizione. Per Brixen invece è un po' più importante perché deve recuperare ancora altre due partite e sono fondamentali per quanto riguarda poi la qualificazione alla Coppa Italia, che si giocherà a metà febbraio e che verrà disputata tra le prime 8 della classifica. Non giocherà il nuovo acquisto del Siena, ovvero Arcieri, che è atteso in settimana ma non è ancora arrivato, però ci sarà il grande ritorno in campo di Umberto Bronzo, rimasto infortunato un mese fa, quindi rigioca lui. Questa intanto è una notizia importante. Quando ci sono delle soste così lunghe c'è sempre un po' un punto interrogativo alla ripresa dell'attività agonistica, e crediamo, speriamo e vogliamo pensare che non ci saranno scossoni, non ci saranno ribaltoni rispetto a quanto di buono la Ego ha fatto vedere in precedenza. Ma non dovrebbero esserci, poi ovviamente ogni partita è a sé ed è imprevedibile, quello è ovvio, si gioca insomma fino alla fine, non si sa mai, però sulla carta, si dice così, ecco, sulla carta dovrebbe essere una partita abbastanza fattibile per Siena. Brixen è molto più in giù in classifica, ha avuto dei problemi anche tra l'altro inerenti al Covid, a vari giocatori in quarantena, si sta riprendendo adesso, arriva da una vittoria di sabato scorso, però ecco, non dovrebbe essere una partita difficile per i ragazzi di Tumnic, però speriamo. In bocca al lupo, abbiamo fatto prima per il calcio, lo abbiamo fatto poi per il volley, lo facciamo anche per la situazione della Ego Handball, per la gara di questa sera. Un saluto e un ringraziamento a Teresa Scarcella. Grazie a tutti. E adesso siamo arrivati praticamente alla fine, possiamo già dare l'appuntamento a chi ci segue alla prossima puntata di Minuto per Minuto. Ovviamente noi saremo sempre qui a farvi compagnia già domenica, perché si ritorna subito in campo per la 13ª giornata del campionato di Serie D. Ovviamente seguiremo tutte le partite, seguiremo come sempre anche il Siena, che poi ovviamente, solo per anticipare, giocherà non solo domenica ma scenderà nuovamente in campo anche mercoledì 27 per il recupero che doveva giocare qualche settimana fa a Badesse, quindi due partite ravvicinate, anzi tre, perché poi giocherà anche domenica prossima, ma quello insomma ne avremo modo di parlarne più avanti. E noi salutiamo i nostri amici e ovviamente diamo l'appuntamento, come abbiamo già ripetuto, a domenica prossima. Ringraziamo anche tutti quelli che abbiamo sentito, sia corrispondenti, collaboratori o anche personaggi del mondo dello sport. E nel chiudere che fai? Non lo ringrazi Samuele Piras? Ringraziamolo, dai, dalla regia. Se non ci fosse Samuele noi non potremmo andare in onda, quindi ringraziamo Samuele Piras dalla regia e ovviamente vi diamo appuntamento a domenica. Questa volta saluto prima io. Un saluto da Marco Del Grande e Alessandro Pagliai, ciao a tutti.